Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento per ricordare quelle che sono le problematiche legate alla violenza di genere, in particolar modo alla violenza contro le donne. L'Istituto Falcone, come ben sapete, innanzitutto vi ringrazio di essere qui presenti. Siete qui un 100-120 presenti in sala conferenze e quasi 3.000 in streaming, per cui veramente grazie della vostra partecipazione, del numero veramente elevato di adesioni che abbiamo avuto. Vuol dire che è un fenomeno, una problematica molto sentita, e questo naturalmente grazie ai vostri docenti per quest'opera di sensibilizzazione molto importante. Il progetto, come ben sapete, attivato dalla rete D'Amore Non Si Muore, in collaborazione con la Regione Lombardia, che ringrazio, e l'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Chinelli e tutto lo staff dell'ufficio che si è occupato e preoccupato di queste tematiche, che ringrazio, sicuramente poi potrà avere anche la possibilità di intervenire, e l'ufficio scolastico territoriale, qui siamo in attesa di avere il dottor Carcano e la dottoressa Lelia Mazzotta che è qui presente. Naturalmente un grosso ringraziamento va a tutti i docenti che in questo progetto si sono attivati in modo veramente incessante e con costanza per poter avere dei risultati che veramente sono importanti. Io non voglio dilungarmi in questa tematica, visto che poi ci sono dei collaboratori, dei relatori, sicuramente meglio di me potranno darvi qual è l'intensità e la problematica del fenomeno. Vorrei semplicemente solo dare qualche numero. Stiamo parlando di 89 morti al giorno per femminicidio o reati assimilati. Sono dei numeri da spaventare, perché sono sicuramente maggiori rispetto a quelli che sono i morti di Covid. Questo tanto per darvi un'idea di quanto sia importante il fenomeno, di cui dobbiamo tutti prenderne atto. Il progetto, spendo solo due parole, di cui noi siamo capofila, proseguirà, questo ho avuto conferma, per cui sicuramente l'impegno nostro che abbiamo avuto in questo periodo, ringrazio anche la referente di questa rete, la dottoressa Luisa Santoro, che ha coordinato questi interventi, proseguirà anche per il prossimo anno, per cui non è finita qui, ma l'impegno nostro come scuola capofila e mio personale è quello di proseguire. Vorrei chiudere e poi passo la parola all'assessore che è qui presente, la dottoressa Mazzetti del Comune di Galarate, in attesa del dottor Caccano, con una riflessione. Io vorrei dire che noi dovremmo perseguire una funzione importante che potrebbe essere declinata in tutti i modi possibili e immaginabili, potrebbe avere come dominio l'intera società, può avere dei punti di massima e di minimo. Però sicuramente all'interno di questa funzione ci sono i valori, e tra i valori c'è il rispetto. Questa funzione ha un solo nome ed è universalmente riconosciuta e fa parte anche del nome della nostra rete. Si chiama amore. Questo è l'augurio che io faccio a tutti i presenti e a tutte le persone, perché sicuramente in questo modo, utilizzando questa parola, in tutti i modi possibili, tutte le sfaccettature, possiamo avere veramente quello che è l'obiettivo del nostro progetto, ma soprattutto del quieto e del vivere civile in questa società. Grazie davvero, ringrazio il relatore e buona continuazione. E adesso cedo la parola alla dottoressa Mazzetti. Buongiorno a tutti. Si sente? Io non ho... Buongiorno a tutti. Ringrazio prima di tutto il dirigente L'Acqua per avermi invitata a questa giornata così importante e ormai così rinomata. Porto i saluti a nome del sindaco e delle mie colleghe donne della giunta. Siamo ormai alla pari, si può dire, in un ambito che era di dominio maschile. Per esempio a Gallarate siamo un sindaco e tre assessori uomini, abbiamo quattro donne, quindi stiamo raggiungendo piano piano dei livelli, insomma, delle quote rosa che sono state inserite, però vanno a pareggiare le quote maschili. Non dico questo per fare un discorso magari ovvio, ma stanno cambiando tante cose, anche la sensibilizzazione che parte dalle scuole per un tema così importante e numeri alla mano
fa venire la pelle d'oca sentire certi numeri nel 2021, cioè quello che sembra sempre un passo avanti, in realtà quando poi prendiamo atto di certi numeri davvero fa rabbrividire. Io ringrazio le scuole perché davvero l'educazione e l'istruzione, tutto quello che viene insegnato, se viene insegnato a voi ragazzi che siete il nostro futuro, forse abbiamo delle speranze per migliorare e per evitare tutti gli errori che sono stati fatti e commessi in passato. Ripeto, si potrebbe dire tantissime cose su questo tema delle donne, da tutto quello che è stato fatto in passato, da tutte le donne che hanno lottato. Infatti abbiamo fatto una piccola campagna di sensibilizzazione nella città di Gallarate con il titolo Rispettami, che è anche la parola che Regione Lombardia ha voluto utilizzare quest'anno proprio per la Giornata Internazionale della Violenza contro le Donne. Abbiamo messo la faccia per questa campagna, abbiamo preso le donne della giunta e del consiglio dell'amministrazione di Gallarate, del consiglio comunale, e la parola rispettami è fondamentale perché soprattutto senza le donne, io vorrei ricordare che non c'è vita, non ci sarebbe vita, non ci sarebbe continuità, e soprattutto nessuno ha il potere di pestarci piedi perché non siamo inferiori a nessuno, quindi questa è una cosa che dovremmo capire e imparare ad affrontare. Mi ha fatto impressione rileggere sempre il titolo di prima del Corriere della Sera dell'Afghanistan, è stato sotto gli occhi di tutte vedere le violenze che sono state commesse, e molte volte bisogna ricordarsi anche dell'importanza di nascere dalla parte giusta. Noi qui abbiamo un grandissimo un terreno, diciamo così, preparato proprio per poter affrontare e per poter preparare il terreno a un futuro migliore. Quindi dobbiamo farlo tutti insieme e vi ringrazio perché dedicate tanta attenzione a un tema così importante. Quindi ringrazio di nuovo i dirigenti L'Acqua e tutti i vostri professori. Rispettate sempre anche loro perché sono davvero i vostri maestri di vita e hanno tantissimo da insegnare. Quindi vi ringrazio per tutto quello che fate e soprattutto per quello che farete. Grazie. Grazie dottoressa Mazzetti, assessore al comune di Gallarate. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i componenti delle scuole della rete e anche le varie associazioni, compreso anche il comune di Gallarate che è parte attiva di questa rete. E mi scuso per altre associazioni o altri enti che non ho menzionato. Vedo che è arrivato qui il dottor Carcano, che ringrazio. Innanzitutto, a parte il ringraziamento personale per tutto l'ufficio scolastico per l'impegno che presta a queste tematiche e per la sua presenza costante. Dottor Carcano, gentilmente a lei la parola. Grazie Vito, scusate per il ritardo, stavo incolpando il comune di Gallarate e invece c'è un incidente in zona stazione, purtroppo sembra un piccolo incidente fortunatamente, per cui non è colpa del comune, l'assessore può stare tranquilla. Io volevo essere presente, ecco, fisicamente, perché è sempre bello incontrare ragazzi e guardarsi negli occhi, anche se manca il resto del viso. E poi anche per ringraziare di persona Vito L'Acqua e il Falcone per il lavoro che sta facendo, per il Falcone, per la provincia di Varese e anche per tutta la regione come Scuola Apollo. Mi spiace che ho perso l'introduzione, e comunque sono molto curioso. È registrata questa. Va bene, quella vedo in play sicuramente. Mi piace anche questa dimensione internazionale che ha voluto dare il Falcone oggi, perché è vero che in Italia purtroppo gli avvenimenti degli ultimi giorni sono drammatici, gridano vendetta e ci spingono a continuare a lavorare sul piano educativo, nel nostro lavoro che è appunto quello dell'educazione e della scuola. Però certamente è vero che in altri paesi le donne non godono delle libertà di cui possono godere fortunatamente in Italia. Quindi veramente
veramente apprezzabile l'idea che avete fatto di guardare anche ad altri paesi dove purtroppo il lavoro da fare è ancora molto, molto, molto indietro, ce n'è davvero tantissimo rispetto alle conquiste che abbiamo fatto. Quindi davvero grazie, sono molto curioso di sentire le relatrici. Grazie, dottor Cardano. Io direi a questo punto di chiudere i saluti istituzionali e darei la parola alla vera, diciamo, il vero motore inferenziale del progetto, che ringrazio personalmente, anche con un grosso applauso, la dottoressa Luisa Santoro, qui presente. Dall'intensità dell'applauso si nota quanta importanza tu possa dare a questo evento. Per cui, Luisa, a te la conduzione, buona continuazione. Noi siamo qui ad ascoltare te e i relatori insieme ai ragazzi. Buona continuazione e grazie ai presenti e a tutti quelli che in questo momento ci seguono nelle loro classi o in streaming. Buona continuazione. Grazie dell'applauso e grazie al dirigente e a tutte le autorità che hanno parlato prima, perché con la loro partecipazione dicono quanto questo tema sia importante non solo a livello scolastico ma proprio a livello istituzionale. Devo avvicinarmi? Sì, no, tutte e due, perché qui c'è l'altro. Allora un attimo, mi sposto. Lei si metta direttamente. Aspetta pure lei qua, che dopo deve... Ecco. Allora, come mai l'idea di un tema come quello dell'Afghanistan? Quando quest'estate ho sentito le notizie alla telegiornale, al giornale radio, mi sono subito venute alla mente le immagini di alcuni libri che forse tanti di voi hanno letto, come Mille splendidi sole o Il cacciatore di aquiloni. Dico questi perché penso siano quelli più conosciuti, o Il lenzuolo bianco di Farhad Bhitani. E ho pensato a quelle persone, a quel popolo, a quegli uomini, a quei bambini e a quelle donne. E con queste immagini ho subito pensato che questa giornata, quest'anno, avrei voluto dedicarla al popolo dell'Afghanistan. È un popolo che non è lontano da noi e che vive condizioni veramente molto diverse dalle nostre. Forse negli ultimi 20 anni queste donne, questi bambini stavano guadagnando alcune libertà, dico forse perché noi sappiamo le notizie che ci arrivano, poi il nostro ospite sicuramente saprà dire qualcosa di più preciso. Forse stavano guadagnando alcune libertà e credo che le stiano perdendo proprio tutte. E allora ho pensato di dedicare questa giornata a questo tema sostanzialmente per due motivi. Il primo perché almeno noi che siamo sempre un po' presi dai nostri programmi scolastici rischiamo di tralasciare una parte della storia e anche dell'attualità, della cronaca, che invece è importante conoscere perché è la nostra casa, è il nostro mondo e sono gli anni nei quali viviamo. E l'altro motivo per me molto importante è invitare un po' tutti noi ad alzare lo sguardo, a guardare un po' oltre il nostro orticello. Noi a volte ci lamentiamo perché abbiamo la sensazione che non potendo uscire durante l'intervallo dalle nostre aule a causa del Covid o indossando una mascherina ci vengano tolte delle libertà. E invece a pochi chilometri da noi ci sono persone che davvero queste libertà non le hanno. E non solo tutti gli studenti, compresa la sottoscritta quando era studente, vivono spesso la scuola come una mancanza di libertà, un qualcosa che ci toglie del tempo a ciò che noi invece vorremmo fare di più piacevole, di più divertente, di più interessante. Ma a pochi chilometri di noi ci sono persone, donne, che non hanno il diritto all'istruzione, e che è il più grande strumento di libertà, proprio la conoscenza, la cultura e l'istruzione. Per questo motivo abbiamo il piacere di avere oggi qui con noi 3 persone che ci aiuteranno in questo percorso di conoscenza del mondo afghano.
Uno è giornalista inviato speciale del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, che ringrazio veramente di cuore per essere qui con noi. È stato per 40 anni inviato nell'area medio orientale, in tanti posti, a Gerusalemme e anche in Afghanistan, e ci farà un po' un quadro geopolitico della situazione. Era, se non ricordo male, a Kabul, proprio nei giorni dell'evacuazione delle forze degli americani, insomma. Abbiamo Ilana Zari, che magari invito a venire qui con noi, una giovane, giovanissima, quasi vostra, poco più che vostra coetanea ragazza afghana, che ci parlerà invece, anche lei vive in Italia da molto tempo, sempre direi vive in Italia, da tanto tempo, e ci racconterà, entrerà nello specifico della questione delle donne in Afghanistan. E poi abbiamo collegata a distanza Mariam. Mariam è un nome di fantasia perché non la vedremo in volto, vedremo solo la sua letterina, come siete abituati a fare in DAD, perché per proteggere se stessa e i suoi figli preferisce non mostrarsi, e lei ci racconterà la sua esperienza. Ho mandato a tutti i docenti che hanno fatto l'iscrizione il link dello Zoom, per invitandoli a collegarsi con noi se desiderano fare domande. Per una questione anche tecnica, direi prima di lasciar parlare i tre relatori, ma poi con grande impeto vi invitiamo a fare domande. Lorenzo Cremonesi mi diceva di ricordare che siamo qui per voi soprattutto, e ci piacerebbe molto poter interloquire con voi ragazzi. In sala sono presenti i ragazzi del Comitato per le Pari Opportunità del Falcone e una rappresentanza del gruppo Parimenti del Garda Rosselli. Collegati siamo in circa 3.000, e questo credo che sia proprio molto bello. Basta? Iniziamo. Lorenzo Cremonesi. Innanzitutto grazie a tutti, grazie all'Istituto, al Preside, ai responsabili della Regione e naturalmente alla professoressa Santoro, che mi ha contattato personalmente poco tempo fa. Io ero appena tra l'altro tornato dall'Afghanistan, sono tornato il 5 ottobre, quindi poche settimane fa, e per invitarmi a questa occasione. E colgo l'occasione per salutare, so che è più difficile, è più complicato, i tanti, migliaia di studenti che sono collegati con noi via streaming, purtroppo, ma anche per fortuna, visto questo grande strumento che abbiamo imparato a usare in modo particolare negli ultimi tempi. Io partirò con due provocazioni che sono un po' controcorrente, che sono un po' oltre le solite cose che voi sentite dire su quella regione, su due punti che poi vorrei analizzare con voi. Naturalmente sono stato tanto tempo in Afghanistan, la prima volta ci andai negli anni 90, quindi nel primo periodo talebano. Quindi ho avuto la possibilità, e ho scritto quando ero adesso a Kabul, ci sono stato poi durante tutte le fasi intermedie anche della nostra presenza, ma avendo sempre in mente quello che l'Afghanistan era negli anni 90, stiamo parlando, voi ovviamente non eravate ancora nati, e quando i talebani erano al potere, come del resto lo sono oggi. Con due punti. Primo, non abbiamo combattuto. Guardate cosa succede quando non si combatte. La guerra non è soltanto una difesa di territorio, non è solo, come è successo negli ultimi anni, una guerra convenzionale, non ne abbiamo viste, ma è guerriglia. Negli ultimi tempi, almeno un trentennio, vincono le guerriglie, le guerre partigiane, le guerre civili. Abbiamo visto molte poche guerre convenzionali tra stati, tra eserciti, ma invece tante guerriglie. Le guerriglie sono spessissimo guerre ideologiche, e qui c'entra anche il tema della donna. I talebani hanno imposto, con la loro vittoria, i loro valori. Chi non ha combattuto non ha solo perso il proprio paese, o il proprio governo, il proprio primo ministro, o la propria polizia, ha perso un modo di vivere.
quelli che ci dicevano, ce lo dicevano in tanti purtroppo, anche i nostri militari, perché questo è il pacifismo trionfante, no, there is no military solution, c'era una soluzione militare. C'è stata in Libia, c'è stata in Siria purtroppo, c'è stata in Iraq e c'è stata in Afghanistan. I talebani, io li ho visti 20 anni fa, distrutti, devastati. Pensate che i nostri alleati, le milizie tagiche, gli uzbeki, il famoso comandante Dustum e tutti gli altri, quelli collegati a Massoud, presero circa 3.000 giovani come voi, talebani, li chiusero nei container di ferro a Mazar e Sharif e li fecero morire sotto il sole. I talebani erano in ginocchio, non c'erano più 20 anni fa. Oggi hanno vinto. E hanno vinto grazie a una convinzione, a un'ideologia, a una forza, a un sostegno popolare, a una simpatia, perché se non avrebbero potuto vincere, che c'era in Afghanistan e che noi abbiamo totalmente non capito. L'Afghanistan è un clamoroso fallimento per gli afghani, per chi credeva almeno per quella parte di afghani che sono vittime, ma per noi. L'Italia ha partecipato alla coalizione occidentale che è cominciata subito dopo la guerra poi vi darò un piccolo quadro storico perché è importante poi tornare alla geopolitica e alla sua storia, ma ha partecipato alla missione afghana con un turnover, cioè con una presenza a turno di circa 60.000 soldati. La nostra presenza è cominciata in modo massiccio nel 2005, prima avevamo pochi militari, e da allora, negli ultimi 16 anni, noi abbiamo mandato migliaia di uomini che si avvicendavano nel contingente sostanzialmente a Herat, ma anche a Kabul. La Germania, l'Europa intera, l'America chiaramente, che ha perso 2.500 soldati. La coalizione occidentale ha perso 3.000 e passa soldati. Noi, sapete, abbiamo avuto 53 morti, poi reali, cioè quelli davvero morti in combattimento sono poco meno di 50. Comunque, abbiamo perso quasi 50 uomini. A vedere quello che sta capitando oggi, uno direbbe morti in vano, buttati via. Pensate ai miliardi che abbiamo speso. Pensate quanto... Voi pensate che il salario medio... Parliamo solo dei salari di un nostro militare in missione all'estero con gli indennizzi, eccetera, va tra i 3.000 e i 4.000 euro netti. Pensate, se per 60.000, più gli ufficiali, più le spese logistiche, più le armi, noi abbiamo dato armi, uniformi, equipaggiamento agli afghani. E tutto questo si è sciolto come neve al sole. Di fronte a un esercito, una guerriglia di straccioni, che avevano le ciabatte, le infradito e di fronte ai nostri radar, ai nostri droni, ai nostri computer, ai nostri sistemi super aggiornati, erano zero. Erano vinto. Ma chiedersi perché? E questo in Italia non sento un grande dibattito su questa questione. Io vi parlo da adulti perché voi siete adulti, quindi vi pongo dei problemi politici che devono per forza condizionare il nostro dibattito politico anche nel futuro. Noi stiamo parlando di combattere ISIS nel Sahel, cioè nella regione del Centrafrica, nell'Africa subsahariana. E c'è chi dice cominceremo con gli addestramenti delle truppe del Sahel contro ISIS, contro gli estremisti del califfato, contro i jihadisti, contro quelli che rapiscono le ragazzine, che impediscono alle donne di andare a scuola. Scusate, ma se questo è il criterio, nel Sahel rischiamo lo stesso flop. Ne vogliamo parlare, ne vogliamo discutere. Perché il risultato di tutto questo fallimento, guardate, questa è una coalizione incredibile, tutti noi abbiamo scritto, è la coalizione militare più forte, più importante. A un certo punto la coalizione è arrivata a quasi 150.000 soldati, nel 2010, 2011, 2012. Noi avevamo a un certo punto 5.000 uomini. Negli ultimi tempi erano ridotti a circa 900, ma prima erano circa 5.000. E hanno fallito. La seconda questione, che è parte di quello di cui parlerò poi più approfonditamente, che vi pongo,
È una questione che io mi sono chiesto a Kabul, arrivando con i nostri aerei militari del ponte aereo che portavano via, quindi vi ricordate le scene all'aeroporto, le donne, le mamme che davano il nostro console che prendeva tutte queste bellissime cose. E io mi chiedevo, ma noi abbiamo una, specialmente noi europei, perché voi sapete nella coalizione, che prima era AISA, che poi è diventata un'altra cosa, ma la coalizione, noi avevamo un ruolo molto civile, hanno creato i PRT, cioè questi centri di assistenza ai civili, le scuole, gli ospedali, i centri di assistenza per le donne, i centri di aiuto per l'economia, per l'acqua, per l'elettricità. Ma noi avevamo un ruolo di sostegno tecnico, di sostegno, come dire, civile. Ecco, voi pensate che tutte queste persone che noi abbiamo formato, che noi abbiamo educato, con anche qua spese notevoli, scuole, eccetera, chiedono di partire. Ma io mi ricordo nell'aeroporto, mentre avevo questi disperati che salivano sugli aerei, i nostri militari, il nostro governo, ma non il nostro, gli europei, il tipo nostro, ma noi eravamo parte di una grande coalizione, e veramente sono fiero di dire, non era l'Italia, era l'Europa, io mi sento profondamente europeo. Ero contento che l'Italia ci fosse con l'Europa. Portavamo via il meglio. Cioè quello che noi abbiamo dato a quel paese, alle donne, alla società civile, ce lo stiamo riprendendo. E allora tutta questa retorica, aiutiamoli, portiamoli via, sì, aiutiamoli, portiamoli via. Ma le conseguenze quali sono? Poi mi interesserà sentire cosa dice la nostra giovane Ilaha e magari anche Mariam. Lo so che io chiedo a un afgano, chi sono io per chiedere a una donna, a un uomo, a un giovane, a uno studente, a un professore, resta e combatti, resta e resisti. Non lo sono, non ho questo diritto, e certamente non questo dovere di dirlo, ma certo una considerazione. Cioè noi abbiamo creato queste cose. L'abbiamo educata, abbiamo dato loro, comunque aiutato a sviluppare dei valori che pensiamo importantissimi, no? La parità di genere, la difesa dei deboli, le scuole per le ragazzine. Io poi vi darò anche in particolare cos'era Kabul degli anni 90, dove c'erano queste scuole nelle città, perché nelle campagne non c'era nulla e l'Afghanistan rimane un paese rurale, non urbano. Ma noi abbiamo preso il meglio di tutto questo e lo stiamo portando via. Quindi questo paese, con il nostro aiuto, tra virgolette, sarà ancora più povero. Essere ancora più povero vuol dire che ci sarà meno intelligenza. E voi sapete che le classi medio-alte sono sempre state le classi dirigenti che hanno creato le opposizioni. Le opposizioni nascono da lì, gli intellettuali, la classe, i medici, gli infermieri, i tecnici dell'aeroporto, chi parla le lingue straniere, noi impoveriamo ogni giorno. Dice, ma allora muoiono. Anche qua c'è la grande retorica della fuga, no? Chi vuole scappare esaspera e racconta delle cose terrificanti. E poi tutto vero, posso dire, non è tutto vero. È vero che sono a rischio i militari, quelli delle prigioni, chi ha interrogato, chi ha torturato. C'è stata una guerra. In una guerra si uccide, in una guerra si compiono delle prevaricazioni inevitabilmente, non ci sono mai buoni in una guerra. Sempre succedono le cose terribili, da una e dall'altra parte. Oh, vi ho menzionato prima di questi 3.000 giovani come voi uccisi, talebani. E quindi questa considerazione deve essere parte della nostra politica. Non si può dire con questo grande senso di colpa, perché c'è il senso di colpa. Li abbiamo abbandonati, ma li salviamo. Ma salviamo chi? E la conseguenza qual è? È una cosa ancora peggiore. Io non invito a non salvare, invito solo a riflettere le conseguenze di questa azione. Anche questa considerazione la sento molto poco. C'è un po' negli Stati Uniti, un po' in Inghilterra, un po' sulla stampa
ma certamente non in Italia. L'Italia è aiutiamo gli afghani, portiamoli via, ma non aiutiamo l'Afghanistan in questo modo. E a cosa serve? Certo che sono gente fantastica, perché sono gente che ha capito il valore della democrazia, magari ancora più di noi. Sa che cosa vuol dire non vivere in un mondo democratico. Sa che la democrazia non è garantita, cosa che invece molti di noi pensano. Che non è, io mi alzo alla mattina, leggo i giornali, sento diverse opinioni, posso dire peste e corna di Conte, oppure no, parlare di essere novaz, provaz, antivaz. No, 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 no. Il 90% del mondo che sta attorno a noi, dove io viaggio continuamente, non è così. Tutto questo che noi abbiamo per garantito non c'è. Loro lo sanno, perché l'hanno visto. La sua mamma lo sa che cos'era, o suo nonno, sanno che cos'era l'Afghanistan negli anni 70, 80, 90, prima dell'arrivo degli occidentali. Queste sono le considerazioni. Quindi è chiaro che a noi sono comodo. Sono gente fantastica. Quello che c'è in modo molto duro, molto crudo, il materiale umano. Porca miseria, averne di materiale umano così, ti vuole fare, che è stata male, perché voi sapete che la sofferenza, che la povertà, che lo star male, spinge la gente a agire, a fare, a essere molto più inventiva, molto più costruttiva. Certo che loro non porteranno altro che forza e valore alle nostre democrazie, alle nostre società, ma impoveriranno quella da cui sono partiti. Queste sono due problemi. Mi piacerebbe poi sentire se qualcuno ha qualcosa da dire. Ciò detto, ho preso un quanto d'ora, 20 minuti della mia oretta, un'ora e un quarto a disposizione. Vi ricordo un attimo, perché poi io do per scontato delle cose che voi non avete, perché chi era vivo, chi esisteva di voi l'11 settembre 2001? Forse nessuno tra gli studenti. Beh, a parte naturalmente il corpo docente. Cioè, quando voi dovete capire che ma perché siamo andati in Afghanistan? Siamo andati in Afghanistan in un momento in cui tutto il mondo, diciamo, occidentale, certamente in Europa, diciamo, sono tutti newyorkesi, anche tutta quella parte di intelligenza della sinistra profondamente anti-americana, diceva noi siamo tutti newyorkesi, dopo aver visto, però questa cosa la conoscete, gli attentati delle Torri Gemelle e quello che era successo con Al-Qaeda. Quella è stata la moda. Però vi do qualche, visto che sono un reporter e non un teorico e non un professore, vi do alcune immagini. Il primo viaggio in Afghanistan. Siamo dopo la presa dei talebani di Kabul. Vi do un po' di note di storia raccontata, ok? Vista, vissuta, non solo dai libri di scuola. Voi sapete come i talebani nascono. Negli anni 80, fine degli anni 70, l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan. Siamo nel contesto completamente diverso della guerra fredda. Io cerco di essere proprio l'ABC, però la guerra fredda, il grande confronto sorto dalle rovine dell'Europa e del mondo della seconda guerra mondiale tra Stati Uniti e Russia. Il mondo è diviso in due, il mondo bipolare, Mosca e Washington. Okay? Questa è la logica della guerra fredda. Negli anni 80, quindi alla fine della guerra fredda, non sapete, la guerra fredda cessa proprio quella guerra afghana, che è un momento, quel piccolo paese che tutti dicono, ma guarda, un piccolo paese periferico, dà l'ultimo scossone all'Unione Sovietica, al gigante russo, all'orso russo. L'invasione sovietica funziona male, non riescono a radicarsi perché nasce una grossa opposizione, la famosa jihad, che oggi è vista come terrore, come sinonimo di terrorismo con gli attentati di ISIS e il califfato e compagnia bella, decapitazioni e tutto quello che invece avete visto, perché eravate più giovani, ma forse ancora più impressionati, quei terribili video dove invece in Siria, tra l'altro, io ho avuto un paio di colleghi decapitati, vi posso assicurare che essere giornalista in Siria 10 anni fa non era per nulla allegro. Però noi sosteniamo, o meglio, gli Stati Uniti, la fronte occidentale della guerra fredda, alleati, sostengono la jihad. Quindi noi siamo alleati dei mujahideen, dei combattenti che in nome di Dio, in nome di Allah, si schierano contro il mostro sovietico. È la guerra del bene contro il male, come spesso sono le guerre.
Questa guerra viene sostenuta dagli americani in particolare in modo molto forte e finisce negli anni 90. La Russia non ce la fa più per tanti motivi, non siamo qui a esaminare la geopolitica della guerra fredda. I Mujahedin vincono, i russi se ne vanno, anni 90, 1990. A quel punto l'Afghanistan è abbandonato a se stesso. Cosa succede? Gli americani se ne vanno, guardano dall'altra parte, ci sono altri problemi, Saddam Hussein, siamo al momento della guerra del Golfo Umgon, con Saddam Hussein che invade il Kuwait, quindi l'attenzione va in altro verso. L'Afghanistan è abbandonato a se stesso, è un paese nel caos. Bande rivali, etnie, Hazara, Uzbeki, Pashtun, eccetera, fino a che i talebani, sono i talebani, sono i talib, sono gli studenti coranici, gli studenti delle scuole coraniche si organizzano molto giovani, gente come voi, stiamo parlando di gente come voi, gente di 16, 17, 18, 20 anni, e dicono basta, non vogliamo più questo caos. A Kandahar, che è il centro, lo vedete lì nel sud, se magari qualcuno ha il cursore può anche farlo vedere, la città del sud, zona Pashtun, l'Afghanistan è un paese diviso da diverse etnie, i Pashtun che sono una delle etnie più forti, circa il 40% del paese, si uniscono e dicono basta alla segmentazione, alla guerra civile, alla guerra per bande, piano piano conquistano il paese, diventano sempre più forti, sempre più forti, sempre più forti, e in 2 o 3 anni arrivano a Kabul, settembre 1996. Prendono Najibullah, che è il presidente, lo castrano, lui era scappato col fratello nella sede delle Nazioni Unite, anche qui guerra dura, lui aveva ordinato la repressione dura dei talebani, viene castrato da vivo, viene appeso a un palo della luce davanti alla sede delle Nazioni Unite con dei dollari in tasca in segno di disprezzo assieme al fratello. I talebani hanno preso il potere. E io vi posso dire che io andai a visitare poco dopo Kabul, avevo degli amici, delle persone che mi aiutavano, che erano totalmente anglofoni, parlavano inglese benissimo, avevano studiato all'estero, mi dissero, noi siamo contenti. Erano anti-talebani. Ma finalmente possiamo uscire di casa, finalmente possiamo viaggiare, finalmente si può lavorare. Voi pensate che tra Kabul e Kandahar, sono 600 chilometri, c'erano 33 posti di blocco di 33 bande diverse. In ogni posto di blocco ti chiedevano i soldi, ti diventavano la figlia, ti prendevano la moglie, questo capitava. E quindi finalmente il paese viene sotto ai talebani negli anni 90, per la prima volta cessa il mercato della droga, la produzione della droga. Questo lo fanno per 2 motivi. Uno è contro le regole del Corano. La droga non è ammessa dalla religione. Secondo, vogliono ingraziarsi l'Occidente. E su questo una piccola storia che vi racconto molto brevemente. Il giornale, dopo una visita, mi mandano, io allora ero corrispondente ormai già da 20 anni quasi, a Gerusalemme. E da Gerusalemme mi chiedono, per favore vai a Kabul, perché siamo nel dicembre del 99, vi racconto questo episodio, perché un aereo delle linee aeree indiane era stato dirottato da indipendentisti kashmiri, chi sono gli indipendentisti kashmiri? Sono Pashtun, sono di etnia uguale a quella dei talebani, che vivono nel Pakistan, al confine con l'India, nelle zone contese del Kashmir. Voi sapete, non lo sapete, ma ve lo dico, tra India e Pakistan c'è una diatriba che risale agli anni della nascita, del ritiro del mandato inglese della colonia nel 47. Quell'area rimane contesa tra islamici, tra musulmani del Kashmir che vogliono stare col Pakistan. L'India se ne prende una parte, c'è una guerra. È una guerra che vive tuttora. Continua a fuoco lento, ma è una guerra che continua tuttora. Questi estremisti dirottano l'aereo perché vogliono che 5-6 dei loro militanti che sono in prigione in India vengano liberati. Ci sono 280 passeggeri, molti occidentali tra l'altro, che andavano a fare trekking
in Nepal, era tra Nuova Delhi e Kathmandu. L'aereo viene portato e sta in aria 5-6 ore, sta finendo il carburante, nessuno lo vuole, perché è una mina viaggiante. Lo accettano i talebani, lo accetta il famoso Mullah Omar, che era il capo, era il leader, il capo carismatico dei talebani, e dice va bene, potete atterrare a Kandahar. E i talebani negoziano. Sono lì, dicono bene. Bisogna evitare il bagno di sangue, c'è naturalmente la tensione internazionale, i paesi dei cui passeggeri sono a bordo chiedono aiuto, e i talebani si comportano da governo maturo, diciamo così, negoziano e liberano. Finalmente si arriva a un accordo con l'India, l'India libera non 5 ma 2, adesso non mi ricordo, 2 o 3 dei prigionieri eccellenti chiesti dai Kashmiri, e l'aereo riparte dopo 11 giorni. Quella sera era durante il Ramadan, quindi non si poteva mangiare di giorno, quando c'è l'iftar, che è la cena che, è la cena che rompe il digiuno al calare del sole, vengo invitato da Mutawakkil. Mutawakkil, che adesso ha 55 anni, era un giovanissimo, era quasi più di 20 anni fa, era 32-33 anni, era il giovanissimo ministro degli esteri talebano, che mi dice la seguente cosa. Guarda, noi abbiamo agito così, non c'era nessuno, eravamo appena di Natale o appena dopo il Capodanno, non mi ricordo, insomma, erano durante le feste, non c'erano giornalisti. Mi dice, guarda, noi abbiamo liberato, abbiamo agito da governo maturo, abbiamo bisogno di riconoscimento occidentale, vogliamo che la comunità ci parli, vogliamo gli interscambi economici, vogliamo che non sia la droga il nostro maggior motivo di, come dire, di sopravvivenza economica, risorsa economica. Abbiamo bisogno del riconoscimento. Questo è silenzio totale da parte degli americani, da parte dell'ONU, nessuna risposta. Pochi mesi dopo, voi non vi ricordate, non lo sapete, non so se ne avete memoria storica, vengono distrutti i Buddha, i famosi Buddha di Bamiyan. Io mi ricordo che ero qui a Milano e mi dissi, ah ecco, stanno vincendo le correnti estremiste. Ma perché? Allora Mutawakkil mi disse, se non ci aiutate, da noi è arrivato un certo Osama Bin Laden, una parte dei talebani lo sta sostenendo, il Mullah Omar non sa cosa fare, se accettarlo, se stare con lui. Osama Bin Laden era il capo di Al-Qaeda, che a difesa dei talebani, che sono una forza nazionale, sono dei nazionalisti, conservatori, tradizionali, tutto quello che volete, ma vogliono il bene della, nella loro accezione, vogliono il bene dell'Afghanistan, non vogliono occupare New York o importare la jihad a Roma, non vogliono la conquista dell'Islam di tutto il mondo, vogliono un paese a loro misura. Benissimo. Se voi non ci aiutate, i qaedisti vinceranno. E infatti, i Buddha di Bamiyan, un anno e mezzo dopo, 11 di settembre, i famosi aerei di Al-Qaeda organizzati da Bin Laden, da dove stava, penso che lui avesse la base tra l'altro a Kandahar, attaccano gli Stati Uniti, mirano al Pentagono, provano a tirar giù la Casa Bianca, ci sono quasi 2.790, quasi 3.000 morti nelle Torri Gemelle, di tutto questo comunque sapete, e comincia l'invasione dell'Afghanistan. L'invasione dell'Afghanistan vede il mondo, perché persino la Russia ha detto ok, persino la Russia, il mondo schierato con gli americani per andare a catturare Bin Laden, per andare a distruggere Al-Qaeda in Afghanistan. Vedete il prezzo che si paga a non fare attenzione, a dire beh, ormai quel problema è risolto, occupiamoci d'altro. Vedete l'importanza della politica estera? Ah, non ne parliamo più, ma invece intanto lì crescono delle cose. Voi oggi sentite più parlare di Afghanistan solo per delle questioni molto umanitarie, ma la questione politica non si pone. Questo è un altro problema. Io continuo a rimandarlo all'oggi, perché la storia non si ripete, ma delle volte ci sono delle dinamiche molto simili, molto che si richiamano. Rapidissimamente, quanto tempo ho ancora, professoressa? 20 minuti, allora benissimo. Allora, rapidissimamente, cosa succede? Gli americani decidono, allora c'è George Bush, e George Bush dice una cosa: noi
non vogliamo occupare l'Afghanistan, noi non vogliamo imporci in Afghanistan, vogliamo distruggere Al-Qaeda. E mi ricordo, io seguì la battaglia a Tora Bora, stavo in tenda su nelle foreste sotto sopra Jalalabad, e gli americani usavano circa 2000 uomini delle forze speciali, special forces, per cercare di individuare le basi dei talebani. Ai loro fianchi usavano e pagavano fior di miliardi le milizie Mujahideen, che erano state, molte di queste, le stesse milizie loro alleate ai tempi della guerra contro i russi 10 anni prima. Quindi conoscevano il territorio, conoscevano i famosi signori della guerra, li utilizzano in modo molto smaccato, molto chiaro, molto per risparmiare i militari americani, per risparmiare di dover intervenire, di dover condizionare la vita degli afghani. Infatti la prima missione è una missione combat, di combattimento. Finisce la guerra e i talebani si sciolgono come neve al sole a loro volta. I talebani, io mi ricordo, l'attacco, se non erro, comincia verso il 7 o l'8 di ottobre, ricordate, 11 settembre, gli americani si organizzano, c'è tutte le dinamiche, vanno da Musharraf, dal presidente pakistano, o stai con noi o stai contro di noi, i talebani gli erano delle basi, perché erano tradizionali alleati del Pakistan, non importa, tu devi stare con noi, ci aiuti, non ha alternativa. Quindi il mondo è contro i talebani. I talebani cadono, crollano, sono dei guerriglieri. Tra l'altro, parentesi ancora, che cos'era il mondo che io avevo visto, quello che si scioglie davanti, che si diffa davanti ai nostri occhi nell'ottobre, novembre, dicembre 2011? Vi do solo un'immagine. Io arrivo a Kabul quando ci fu la storia dell'aereo, questo era importante per affrontare la questione del donne. Era un mondo maschile, non c'era donne. Un po' come in Libia, in certe città della Libia oggi, donne non si vedono. Non c'erano donne pubbliche. Le donne, quello che sta tornando oggi, e cioè le donne avevano l'obbligo di coprirsi. Allora, molto più rigido di oggi, anche il volto oggi meno, o comunque meno nelle città, poi invece nelle donne rurali. Ma attenzione, i talebani in questo... Questo è importante dirlo, mentre là me lo confermerà. I talebani, su questa questione delle donne, incarnavano, rappresentavano i valori tradizionali della società afghana. Cioè non è che trovassero delle opposizioni. Nella società afghana era considerato normale che le donne non andassero a scuola, che le donne rimanessero a casa, che le donne non potessero uscire da sole per la strada a fare la spesa se non accompagnate da un maschio adulto della famiglia, ma non un maschio chiunque, c'erano dei gradi, figli, adulti, marito, chiaramente, padre, cioè non lo zio arrivato chissà da dove, capito? Andava provata questa... E c'erano le famose pattuglie della moralità. Il ministero della moralità è stato riaperto, io ero lì quando l'hanno riaperto, che tra l'altro in modo beffardo è stato riaperto nello stesso edificio dove la comunità occidentale, dove gli ultimi governi avevano creato il ministero delle donne. E loro hanno riportato il ministero della moralità, dove c'erano queste pattuglie che controllavano chi eri, cosa facevi, tu donna, c'è la vita privata profondamente condizionata. Capite ancora? La guerra ideologica di cui vi parlavo prima. Non è solo chi vince, io non faccio la guerra. Ma benissimo, non fai la guerra? Guarda cosa ti fa. La tua moglie non può andare più da sola a fare la spesa. Tua figlia non va più a scuola. Scuole chiuse, già erano chiuse, già non c'erano scuole per le ragazze, quasi per nulla. Infatti mi ricordo che andai a intervistare a Kabul, c'erano a Kabul, a Herat e forse a Mazar-e Sharif, c'erano tre posti dove sapevo io, c'erano delle donne che si organizzavano in modo segreto e facevano delle scuole per le bambine, tra di loro. Ma era tutto segreto, no? Se fossero state trovate andavano in carcere, venivano frustate. Io mi ricordo, guardate, vi do un perché questo è un mondo crudo.
ed è inutile edulcorarlo, bisogna capire di cosa sta parlando. Ricordo una volta, nello stadio di Kabul c'erano vari luoghi pubblici, avvenivano le esecuzioni. I ladri avevano il taglio delle mani in pubblico e c'erano le lapidazioni per le adultere. La lapidazione vuol dire il tiro delle pietre contro le donne. Ricordo, i talebani non volevano farlo vedere ai giornalisti, era difficilissimo entrarci, ma io entrai un attimo e era uno stadio di calcio, tra l'altro molto, scusate, Kabul, bisogna che lo dica questo, Kabul è una città che negli anni 60-70 aveva avuto 2,5 milioni di abitanti, oggi ne ha circa 5. Tra i 4 e i 5. Al tempo della fine della guerra civile, diciamo così, dell'arrivo dei talebani, c'erano circa 400.000 persone. Era una città distrutta, non c'era un vetro in piedi, non c'era un edificio integro. Era stata bombardata, presa, ripresa, conquistata, c'erano trincee in mezzo. Era Dresda 1944. Cioè, era davvero una città devastata, non c'era acqua corrente. Tanto Kabul è una città molto calda d'estate e freddissima d'inverno. Quindi voi pensate senza vetri. Io mi ricordo queste donne tutte infagottate che giravano a cercare, avevano tagliato tutti gli alberi, non c'era vegetazione, perché li usati per fare farò, per far da mangiare, per riscaldarsi. Quindi bruciavano quello che c'era, la plastica, gli infissi. Pensate la puzza, l'odore, il fumo. In quelle case che erano delle caverne, tutte annerite, questo era Kabul, era una città che era tornata al mondo primitivo. E in quel mondo lì, io arrivo a terra e vengo fermato, perché la persecuzione è per le donne, ma anche per gli uomini. Parentesi, avete visto le manifestazioni, le pochissime, io ero lì, manifestazioni delle donne contro i talebani all'arrivo in agosto, e gli uomini no, certo che no, perché paradossalmente con le donne erano più leggeri, gli uomini venivano uccisi. Cioè, se tu uomo manifesta, noi siamo gentili con le donne, ci limitiamo a frustarle, ma gli uomini erano uccisi. Cioè, gli uomini, oggi si parla degli yazidi, ci sono 6.000 donne che sono state prigioniere schiave sessuali, ma ci sono 5.000 uomini uccisi, non se ne parla mai, però è così, sono 5.000 giovani ragazzi assassinati dal califfato in Transiriera. Poi ne avete messo parlare, sono tombe, fosse comuni, e poi ci sono 6.000 donne che sono state poi. In Afghanistan, nelle strade di Kabul, le donne manifestavano, pochissime donne, coraggiosissime donne, perché sapevano che al massimo venivano picchiate. Ma i ragazzi, io ne ho visti alcuni devastati di botte. Se volete vi faccio vedere dei video di due giornalisti che sono stati presi, che erano lì, anzi tre, sono stati, non avete idea, avevano il corpo coperto di ecchimosi e di ematomi. Ho fatto le foto, un video anche, con loro nel loro giornale. Quindi c'è questa repressione totale. E io arrivo in questo, che non era neanche il termine, i resti del vecchio aeroporto sovietico devastato, e vengo arrestato. Vengo arrestato da due trainariciuti talebani, i quali mi dicono: tu sei uno straniero, hai il passaporto, sì, ma la tua barba è troppo corta. Allora, non ti preoccupare, lì c'era una cella, puzzava di urina, non avete neanche idea, era una specie di loculo. Occupare un 20 giorni qui dentro, poi ti misuriamo la barba, quando supera il centimetro poi usci. Questo era Kabul. Io ci penso un po', per fortuna arriva il portavoce che sapeva dove arrivare, che io mi ero registrato all'ambasciata in Pakistan e si era presa con questi stupidoni che non ha capito nulla, che non potevo avere. Però mi ha dato il senso di quello che capitava agli uomini afghani, agli afghani. Capito? Se tu non hai, poi naturalmente non a tutti cresce la barba, questo è un problema. Ma comunque sia, io vengo arrestato, straniero, super protetto, col passaporto internazionale, perché non avevo la barba. Ci rimasi 4-5 ore e poi mi tirarono fuori. Ma questo era il clima. E poi uscivi e Kabul
era una città di uomini con poche donne accompagnate che giravano per la strada. Adesso torno rapidamente alla cronaca politica. Quindi all'inizio la coalizione, quando sbaraglia Mullah Omar, non ha idea di amministrare l'Afghanistan, né di farci grandi cose. L'idea è di dare la caccia a Osama Bin Laden e al Qaeda. Infatti ci sono delle missioni militari. E c'è un grosso... i talebani, quello che resta di loro, dicembre-gennaio, chiedono in ginocchio il riconoscimento. Di poter, viene creata la famosa Yola Jirga, la famosa grande assemblea detta all'afghana, per creare un nuovo governo, si crea Bonn in Germania, si riuniscono, vengono invitati, e i talebani chiedono di poter partecipare. Naturalmente, non naturalmente, stupidamente, mi ha detto no. Voi no. Notate bene, ripeto quello che lo so che è contestato, lo so che è difficile dire, ma i talebani hanno una grossa, come dire, radice, sono radicati in parte della popolazione. Quindi in quel no ci stava anche no a tutto quello che essi rappresentavano, ci piaccia o non ci piaccia. Quindi avviene questa. Ma perché praticamente la comunità internazionale fa altro, tra cui commette quello che ormai a giudizio della politica e dei grandi commentatori è stato un clamoroso errore, attacca l'Iraq. Nel 2003 l'America se la prende con Saddam Hussein. Siamo in un contesto che oggi è incomprensibile, perché noi dal mondo bipolare della guerra fredda, eravamo passati con la fine della guerra fredda, la vittoria diciamo occidentale, al monopolio americano. In quegli anni siamo in un momento di ubriacatura della democrazia. Infatti l'idea centrale è: se la democrazia ha vinto contro i rossi, ha vinto la guerra, dobbiamo esportare la democrazia. In quel contesto si pensa che si possa imporre, che si possa esportare, che si possa creare un Afghanistan democratico su un modello occidentale. Questa è l'idea. Ma era l'idea che valeva poi, che valsa poi per la Libia. Cioè, l'idea era: noi siamo quelli che andiamo bene, abbiamo vinto, è giusto, noi siamo il meglio, e quindi lo diamo agli afghani, lo diamo, che non è male come idea. Però io anche qua, io veramente sono un giornalista critico, forse di vecchio stampo. A me piace sempre andare a cercare il pelone nuovo. E vi invito con questo ragionamento, che vale anche per le donne, che vale anche per le donne. E cioè, se voi andate a leggere i testi del colonialismo occidentale, che è tanto ripudiato e criticato oggi, negli ultimi 10-15 anni, nei confronti dell'Africa, dell'Asia, le nostre colonie, guardate cosa dicevano gli italiani ancora prima del fascismo, in Libia, in Etiopia, in Eritrea. Noi portiamo la civiltà. Noi portiamo la civiltà, la religione cristiana, la religione cattolica, nel nostro caso, protestante per gli inglesi, anglicana per gli inglesi, eccetera, eccetera, è il meglio. C'è il primitivo, no? Noi uomini bianchi siamo il meglio. Guardate che se voi guardate certe NGO, non tutte, ma certe NGO, certi atteggiamenti dell'opinione pubblica occidentale e della coalizione che è andata in Afghanistan, noi siamo superiori, noi vi insegniamo cosa fare. Questo atteggiamento ha creato negli anni la legittimità dei talebani. I talebani hanno cominciato a dire: no, noi siamo altro da voi, voi non avete diritto di dirci, e ve lo do come, perché io capisco, cioè io vengo da questo mondo, tra l'altro sono figlio dei movimenti studenteschi, quindi, però vi invito a pensare, qui c'è un problema. Noi pensiamo che i nostri valori sono buoni in assoluto. Ci sono dei talebani che non pensano così, ci sono degli afghani, non talebani, che non pensano così. E qui c'è un problema culturale, c'è un problema di colonialismo culturale. Ne ha parlato anche il Papa di questo problema con gli afghani. Cioè un problema di imposizione dei nostri valori. E questo è interessante. Io voglio sapere, visto che
Ilà vive qui, mi interessa poi sapere che come... Cioè, io ho sempre pensato che, lo dicevo anche alle mie colleghe donne giornaliste, non è che tu se vai davanti al capo talebano e ti togli il velo, gli dici io ti sfido, ti parlo lo stesso, non mi copro la testa, fai gran cosa. Perché lui si arrabbia e non ti parla. Ma quello che deve, chi deve fare così? Sono gli afghani, non sei tu. Perché tu sei una che impone un tuo valore. E invece tutto quello che noi abbiamo fatto a lungo andare, per esempio, a Kabul a un certo punto, in questa società estremamente conservatrice, estremamente, come dire, chiusa, nascono le case chiuse. Specialmente gli uomini, le agenzie delle Nazioni Unite importano prostitute cinesi e aprono delle case chiuse a Kabul. Questo per gli afghani è intollerabile. Infatti, i primi pogrom, i primi attacchi a Kabul della gente sono contro questi posti qua. Non solo, l'alcol. Arrivano dei ristoranti, con la presenza dell'NGO, dove si vende alcol e vengono attaccati. Vengono attaccati. Qui è un problema di sensibilità culturale. Che diritto abbiamo noi di imporre l'alcol in un mondo che è dominato da una religione, da una tradizione che lo rifiuta? Questo ha montato, io guardate che non sono pastello, assolutamente, però questo ha montato il problema. Quindi capite le percezioni, come uno si pone. Comunque sia, noi dimentichiamo l'Afghanistan. Ma l'Afghanistan non è che è un paese che è da 30 anni che è in guerra. Cioè prima i sovietici, la jihad, le guerre, i talebani. E di colpo noi ce ne abbiamo. O comunque non ce ne disinteressiamo. Lasciamo un po' di NGO, Emergency fa quello che fa, che è bravissima, gli ospedali migliori del mondo sono i loro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per il resto li lasciamo. E piano piano i talebani ritornano. Piano piano i talebani si ripresentano. Riprendono gli attentati, riprendono gli attacchi, cresce il numero dei morti. Pensate che gli americani, al momento della guerra guerreggiata, conquistano l'Afghanistan con 20 morti, cioè un incidente d'auto. 20 morti. Conquistano l'Iraq con 160 morti, di cui la grande maggioranza, mi sembra 80 o anche di più, per un incidente aereo, cioè due elicotteri che si scontrano in aria vicino a Erbil. Questi due elicotteri si scontrano e quindi la guerra convenzionale, e niente, comincia la guerriglia. Che è una guerriglia partigiana, che è una guerriglia di popolo, che è una guerriglia di gente del popolo, che è radicata col popolo, piaccia, non piaccia, in alcune zone non piace. C'è l'opposizione, chi si oppone viene assassinato, chi si oppone tra gli afghani viene assassinato, c'è una brutalità feroce. I talebani usano le esecuzioni come facevano nel famoso taglio, col taglio delle mani. Ah, tra l'altro, vi stavo dicendo dell'esecuzione della donna. Io in quelle esecuzioni vedi solo una, in quella lapidazione, vedi solo un gesto che io in quel momento pensai fosse umano. Invece non era umano. Questa donna era a terra, c'era tutto il burka coperto di sangue, si vede anche del cervello, però gli si era spostato il velo e si vedeva il viso. No, questo non si fa, rama, non va bene. E quindi arriva uno di quelli che tira le pietre e le copre il viso, perché non si deve vedere, no? Non per simpatia, che offende Dio, non so come dire, no? Non va bene. Capite la crudeltà, l'orrore. L'unico gesto che sembra umano è un gesto di adesione a un credo. Andiamo avanti. Perché 10 minuti. Allora, in 10 minuti vi do gli ultimi 15 anni. I talebani crescono gli attentati, vengono assassinati personaggi politici che cercano di importare, di adattare la democrazia. Io mi ricordo le prime elezioni, la gente entusiasta, la partecipazione. Però i loro candidati rischiano la vita, perché la guerriglia specialmente nelle province rurali. A un certo punto, nel 2006, cambio di strategia. No,
passiamo da una missione combat a una missione building of the country, bisogna costruire il paese, importare la democrazia. E quindi cambia tutto. Arrivano italiani, francesi, ci spargiamo, quindi usciamo da Kabul e la coalizione occidentale si sparge per l'Afghanistan. E siamo capillarmente presenti, i nostri uomini da poche migliaia diventano, la coalizione arriva a quasi, come dicevo, alla fine del 2010 a 150-160 mila uomini, un'enormità se si pensa. Quindi, però, proporzionalmente all'arrivo della coalizione, i talebani crescono, in base a tante cose, tra cui si presentano come liberatori. Più cresce la presenza delle truppe e della coalizione, più cresce lo spirito nazionalista. Loro non sono più i talebani di allora, ma sono i talebani che difendono l'indipendenza contro l'intromissione degli occidentali. Nel 2008 Barack Obama viene eletto negli Stati Uniti con un programma molto semplice: via dall'Iraq e via dall'Afghanistan. Gli americani sono stufi marci di avere morti, e a questo punto non sapere più a cosa servono, perché se sono poche truppe non il paese va male, se sono tante va ancora peggio, c'è un grande problema. Infatti è il problema degli interventi. Se voi leggete tutte le riviste di scienze politiche, di politica internazionale, c'è il problema dell'intervento. L'abbiamo visto poi in Libia, l'abbiamo visto in Siria, l'abbiamo visto in Iraq, appunto. Cioè, interveniamo come? Con che limiti? Non c'è una quale si chiama la exit strategy. Quando usciremo? La strategia dell'uscita, del lasciare quello che si è preso. E non si sa come fare. Nel 2012-2013, quella che è stata la grande crescita del paese, incredibile, ecco perché io dico l'Afghanistan di oggi non è quello delle 400.000 persone, delle rovine, banche, istituti di credito di ogni genere, e industrie, e commerci. In pochissimi anni il paese che aveva una delle minori, delle più piccole, delle più limitate reti telefoniche al mondo, tutti hanno il telefonino. I talebani oggi giocano col telefonino, vedono le cose che avete voi, sanno usare internet, sanno usare Facebook. È tutto un mondo nuovo, era impensabile allora. Cioè, quello che avevo visto era un mondo di trinariciotti rurali che venivano dai campi. Adesso è tutto diverso. Grazie. Ecco perché dico attenzione a portare via. Comunque, per rendere una storia molto complessa, in modo molto facile, in modo più semplice. Voi sapete che nel 2011 gli americani uccidono Osama Bin Laden, non in Afghanistan, ma a Abbottabad, in Pakistan. Nel 2018 Donald Trump fa quello che è stato criticato perché era Donald Trump, ma in realtà erano tutti d'accordo, perché ne parlavano ben prima, ne parlava persino ancora Barack Obama. Bisogna uscire, comincia il negoziato con i talebani. E nel febbraio 2020 si arriva a un accordo. Fuori tutti entro il 31, non di settembre come è successo, ma di maggio. E poi Joe Biden, che viene eletto dopo, che decide che è troppo presto. Ma quello che cerco di dire è che noi, e qui torno all'errore tragico commesso da noi, perché non è colpa degli americani, eravamo al caro americano, ma noi eravamo partner degli americani. Comunque l'Europa aveva un grosso contingente, se voi sommavate francesi, tedeschi, inglesi, eravamo tanti. Nessuno ha detto nulla e ci siamo trovati davanti al precipitare della situazione, e se non è stati avvertiti, non lo sapevamo, ma cosa c'è? I talebani crescono, per esempio, nel 2016, cioè per 2 o 3 mesi, conquistano una città come Kunduz, che è nel centro, vediamo se c'è, non è neanche segnata. Sì, è sotto. Kunduz c'è? A destra. Ah, Kunduz, sì, eccola, Kunduz. Conquistano Kunduz, cioè conquistano una grande metropoli. Poi vengono buttati fuori, non dagli afghani, ma dai talebani. Ma sì, scusate, agli americani. Cioè, i talebani erano già a Kabul un anno fa. C'erano intere quartieri dove io non potevo più entrare.
dove il mio stringer, il mio collaboratore mi diceva io non ci vado perché ho paura. Quindi la vittoria talebana era nell'aria, era assolutamente palpabile. Qui finisco perché non ho molto... Ah già, i video, ecco. Allora, io ho tre video, esatto, che vi faccio vedere. Semplicemente, ecco, questo mi servono. Prendiamo prima il video della base di Herat, la base Herat, ecco. Magari possiamo ingrandire. Come? Che possiamo ingrandire se vuole, così lo vede anche lei. No, non toccare niente lì, Riesci, Paolo? Questo è il video. Questo era la parte, la sezione degli interpreti. Questa è la base italiana di Herat, dove noi abbiamo stati per 16 anni. Ok? Vai. L'ho visitata il 16 di settembre, quindi 2 mesi fa, a un mese dalla conquista talebana. L'interprete di servizio di straniero può ritirare ogni giorno dalle ore 11 alle ore 12 effetti letterici. Io non ho mai sentito letterici. Piazza d'Armi di Campo Arena. Questo è il capo talebano. È un capo abbandonato, isolato. Questo è il talebano che tiene in mano la base. Siamo il comandante talebano che controlla l'aeroporto, che tra l'altro ha partecipato alla campagna per Herat, quindi il cuore della città. Vedete la desolazione attorno a noi, troviamo ancora cibo abbandonato, scarpe, vestiti. Parmigiano reggiano. Non è stato possibile. Anche noi italiani siamo coinvolti. Per 15 anni abbiamo addestrato, cooperato, dato armi, munizioni, vestiti, aiuto all'esercito, alla polizia afghani, sono sciolti come nel sole. Come mai? La sua risposta. Voi avete dato le armi, avete addestrato, ma non avete dato una cosa fondamentale, il morale. Non avete dato il motivo. Materiale italiano. Guardate, disinfettante. Va bene così, è andato avanti. Era il motivo per combattere. Che desolazione. Quella frase dice il motivo per combattere, pure avanti. Tutto qua. In capitale, cosa si poteva fare con tutti questi soldi? Lui era sbalordito dai punti, cioè. Non abbiamo mai tirato un mortale. Alla ruberia, al saccheggio dell'esercito della polizia afghana, dei ladroni. Sono avanzate ancora tante cose, non hanno avuto tempo, qui ancora materiale di cancelleria. Questi erano i bunker. Questi erano i rifugi. Veniva, quando c'erano gli allarmi si veniva qua, c'è ancora pieno d'acqua, di bottiglie d'acqua. Pensate ai soldi. Sapete lo spreco. E l'area dell'aeroporto, sempre l'area italiana. Vedete, ancora i pieni pallet, kit da mangiare, forchette, coltelli, plastica per la mensa. E qui c'è stata una fuga di fretta, eh? Bicchieri, tanti bicchieri, carta, materiale per la mensa. Ancora pieni pallet interi abbandonati, eh? Pallet qui. Se parla di soldi, di valore, qualcuno dovrà renderne conto. Cos'è tutto questo spreco? Ancora, qui nel abbandonati, materiale italiano. Guardate, disinfettante. Qui ci sono interi... Io, va bene, direi che questo dà l'idea. Ci chiederei di andare dalla professoressa e poi finiamo con le ragazze, che poi sono le... No, questa qui è la scuola Tutunghi. Ecco, questa qua. Questa qui è un'istituzione, questa signora, 60 anni, 62. Guarda. Siete fortissimi. Non tutti gli intellettuali, i professori, specialmente le donne, scappano. E non tutti cercano di farlo. Raina Popalzai, 60 anni. Popalzai è una grande primo pastore. Farmacia e chimica. All'Università di Kabul, l'Università Pubblica, che è il più grosso istituto di studi del paese, ha deciso di rimanere.
dice non possiamo fare altro che fare argine, non tutti devono scappare, dobbiamo comunque cercare di modificare questo regime brutale e ignorante, quali sono i talebani. Tra l'altro lei insegnò illegalmente, come underground, di nascosto durante il periodo talebano tra il 96 e il 2001, come donna continuò a insegnare e a lavorare di nascosto dai talebani, come fecero tanti allora. E la professoressa dice una cosa importante, dice nei giorni del ponte aereo io piangevo nel vedere come gli occidentali, la coalizione, poi italiani, gli americani, i tedeschi, portavano via le nostre energie migliori, le persone che con tanta fatica erano cresciute intellettualmente, potevano creare un argine intellettuale, culturale, sociale, alla brutalità talebana, venivamo derubati delle nostre energie migliori, voi non avete pensato al crimine che avete commesso, voi occidentali, ci avete portato via la gente migliore che poteva contribuire a fare argine e a rendere migliore questo paese anche sotto ai talebani. Va bene, questo ha allora, l'idea, non abbiamo tempo. Mi dai l'ultimo, perché poi naturalmente io non ho soluzioni, non sono qui a dirvi facciamo così, Io pongo delle domande, questo è il mio mestiere, perché sennò farei politica, non farei giornalista. Però poi c'è il contraltare, metti pure, che poi naturalmente c'è la scuola, queste professoresse che hanno paura. Abbiamo una classe di ragazze con tutti i 13, 12, 13 anni, tutte dicono che vogliono studiare, la grandissima maggioranza, tranne uno o due sono 40, dicono che però hanno paura per il loro futuro. La scuola funziona a metà, sono circa 1100 studenti, più donne che non uomini, più bambine che non bambini. In questa classe ne mancano 5 o 6, però tutte hanno ripreso a studiare. E chiaramente il fatto che molte dicono noi non sappiamo cosa sarà il nostro futuro, quasi tutti vogliono fare medico, dottoressa, studiare medicina, e c'è qualcuno che vorrebbe studiare ingegneria. Tutte molto sveglie, tutto molto, molto attive. Abbiamo chiesto ai ragazzini di questa classe quanti vogliono studiare all'università, e praticamente tutti lo vogliono fare. Tutti lo vogliono fare. Una parte dei classi sta uscendo dalla scuola intitolata Maria Grazia Futuri. La Futuri è una volta collega uscita a 20 anni. Bambini. Ciao! Siamo con un gruppo di 5 professoresse della scuola. Tutte sono molto negative, dicono che la situazione è veramente incerta, l'incertezza. I talebani dicono delle cose, ma poi ne fanno altre sul terreno. Sono stati degli arresti, delle minacce agli eventuali, a altri professori. Insomma, dicono tutti che siamo molto pessimiste. Dice, sono pessimista. Questo non è un governo islamico, è un governo estremista. È un governo che prende decisioni non islamiche, estremista, dice la professoressa Shifu Kamel. La direttrice della sezione femminile della scuola dice perché sono pessimista, si chiama Sonana Maui, 37 anni, dice perché questo deve essere un governo aperto, inclusivo, invece è totalmente esclusivo, solo degli estremisti talebani. Due, perché per le donne hanno promesso che la libertà non ce n'è e sta peggiorando per le donne. Terzo, perché alle donne sono vietati gli studi superiori. Il rettore della scuola, non c'è che conoscenza, ci ha chiamato più volte, era all'aeroporto, cercava di prendere i voli, si era coordinato con il nostro console, non c'è riuscito, era vicino al volo dell'esplosione alla Aviate il 26 di agosto, quando un kamikaze di Al-Qaeda, cioè di ISIS, si è fatto esplodere tra la folla. Insomma, ne ha viste di ogni, è rimasto 10 giorni a Kabul. Adesso è ritornato all'Herat e dice noi siamo minacciati, ormai sono stato identificato come legato agli occidentali e cerca ancora di partire con la famiglia. Capite che io non ho
non ho delle soluzioni e queste persone, quando io ho degli amici ancora che mi chiamano, portaci via, ci sono altri mille, eccetera. E un'ultima cosa, un ultimo punto, poi veramente ho finito. I talebani erano un movimento, come dicevo prima, di resistenza, e quindi erano uniti per abbattere il regime di Ashraf Ghani, che è scappato in modo vergognoso, e schiacciare gli occidentali. Oggi sono un movimento di governo. Come tale, immediatamente sono divisi, frazionati, c'è lo scontro tra gli afghani, Baradar, delle grossissime diatribe. Io dico semplicemente che non parlare vuol dire dare spazio agli estremisti come gli afghani, parlare, comunque dialogare, non riconoscere. Dialogare significa aiutare, dare spazio invece ai, non dico moderati, perché è difficile, ma ai pragmatici, ai nazionalisti, che è meglio che non gli estremisti islamici. Grazie. Grazie molte per il racconto e le domande che sono state poste, perché noi siamo sempre un po' ingenuamente portati a pensare che il bene stia tutto da una parte e il male tutto dall'altra. Credo che sia così un modo di pensare ancora più diffuso tra i giovani, e invece non si può sempre dividere così con un taglio netto la questione. Comunque riprenderemo, credo, il discorso al termine con le domande degli studenti. Ora passiamo la parola a Ilara Mezzara, che entra nello specifico della questione delle donne. Si presenterà lei meglio. Buongiorno a tutti, io sono Ilara Mezzara, presidentessa dell'Associazione Culturale Afghana di Varese, di una piccola comunità di afghani a Varese. Sono studentessa del primo anno della facoltà di giurisprudenza e sono qui oggi appunto per parlarvi della situazione della donna, di cosa significa essere donna in Afghanistan. Partiamo con le slides. Non faccio nulla, sposto. Ok. Non posso vederle io qua. Le vedi solo così. Se le condivide, ci puoi prima. No, sui tre puntini poi ci dovrebbe essere presentazione. Esatto. Benissimo, grazie mille. Allora, come detto appunto, il tema dovrebbe essere nello specifico cosa vuol dire essere donna in Afghanistan. Passiamo pure un secondo. E ho preparato delle slides per illustrarvi appunto accennando anche al contesto storico-politico di diverse fasi, a partire appunto dal 1919, cioè dall'indipendenza dell'Afghanistan, per poi appunto parlare nello specifico della condizione della donna attraversando diverse fasi storiche. Partiamo subito. Allora. Partiamo appunto dal 1919, quando l'Afghanistan, in seguito alla terza guerra anglo-afghana, riesce a conquistare la propria indipendenza e sotto il mandato di Amanullah Khan, appunto, diventa quindi un paese indipendente. Amanullah Khan trasforma subito l'Emirato in una monarchia e si nomina come presidente del paese. E preoccupato che appunto l'Afghanistan sia rimasto Paese si è rimasto indietro rispetto al resto del mondo, inizia un processo di modernizzazione dell'Afghanistan, cioè inizia una rigorosa campagna di riforme socio-economiche che comprendono anche il miglioramento dello status della donna all'interno della società. Infatti, enfatizza soprattutto all'inizio le basi laiche, quindi istituisce la prima scuola elementare per ragazze a Kabul nel 1921,
poi successivamente dal 1921 fino al 27 altre scuole femminili laiche, perché comunque a Fes non c'erano scuole dove le ragazze venivano educate, ma erano cosiddetti madrasà, cioè scuole che si basavano appunto sull'educazione coranica, quindi insegnamenti coranici, dei versetti del Corano. Appunto stavo dicendo che vengono iscritte altre scuole elementari nella città di Kabul, altre due nella città di Herat, però il numero delle studentesse che frequentavano queste istituzioni era di 700. Questo già ci fa capire come la maggior parte della popolazione era riluttante a mandare le proprie figlie a ottenere quella che si caratterizzava appunto come un'educazione laica. Quindi anche il fatto, d'altronde, che la popolazione era formata soprattutto dai Pashtun, cioè da quel gruppo etnico dominante che sostanzialmente seguiva il cosiddetto Pashtun Wali, cioè uno stile di vita che considerava le donne come inferiori. C'erano anche altri gruppi etnici che comunque erano minori, come per esempio appunto gli Uzbeki o quelli di Hazara, ma che anche loro accettavano e che seguivano principi dettati dal, diciamo, dalle credenze religiose e culturali di una società particolarmente tribale e conservatrice. Diciamo che l'istituzione delle scuole femminili, proprio in questo primo periodo della fase storica dell'inizio dell'Afghanistan, era concentrata proprio in zone urbane, quindi le città come Kabul, come Mazar-i Sharif o Herat, quindi le province erano completamente escluse. Okay. Negli anni successivi il re comincia una serie di riforme, appunto, per esempio si fece le leggi in materia di fidanzamenti e matrimoni, che sono appunto una serie di un codice che si chiama Nizam-Namé, che regolava la vita familiare e per esempio conferiva maggiore libertà alle spose all'interno appunto della famiglia, sia che riguardi appunto nei confronti del padre della famiglia, ma anche nei confronti del marito. Questo codice, questo insieme di leggi, stabiliva per esempio l'età minima per il matrimonio, perché in questo periodo i matrimoni tra le bambine e gli uomini di una certa età, ma comunque anche anziani, era particolarmente frequente. Poi, per esempio, incoraggiava le donne afghane a intraprendere azioni legali qualora venissero maltrattate dai loro mariti, e questo, diciamo, che minacciava lo status quo dell'uomo proprio all'interno della società. Inoltre permettevano quindi alle ragazze anche di scegliere il proprio coniuge, quindi incoraggiava i matrimoni d'amore. E questo sicuramente rappresentava una minaccia per una società particolarmente conservatrice e anche per il meccanismo di alleanza che esisteva tra le famiglie. Poi ovviamente c'erano anche gruppi sociali diversi. Andiamo pure avanti? D'altronde, nella precedente c'era anche l'immagine del re e della regina, e la regina ha un ruolo particolarmente importante nella difesa della donna. Infatti, proprio il fatto che ci fosse una donna a difendere i diritti delle donne a livello proprio nazionale, questo influenza sull'Afghanistan il Nang. Il Nang si traduce, diciamo, con l'onore, ma in realtà sarebbe il disonore, perché bisognerebbe vederlo dal punto di vista negativo. Il Nang era, diciamo, una caratteristica culturale molto presente in realtà non soltanto nella cultura afghana, ma anche in culture orientali in generale, che consisteva nel fatto di sentirsi proprio così parte di una famiglia e sentire questo onore da doverla proteggere a tutti i costi, e quindi anche evitare che la donna, comunque la figlia, la sorella, esca di casa, ad esempio. Questo appunto, dato che di base c'era un appoggio molto limitato, questo dice sì che il re dovesse sospendere per un periodo le riforme, indicarne altre, per esempio nel codice Nizam-Namé c'era anche un'altra legge che riguardava il fatto che gli uomini, prima di prendere una seconda moglie, dovessero chiedere l'approvazione da parte della coniuge appunto originario, e questo non accadeva più. Quindi diciamo che c'è stato un passo indietro.
Siamo nell'anno 1933. Nel 1933 sale al potere il re Zahir Shah, il quale riesce a stabilire la pace in Afghanistan e a assicurarla per oltre 40 anni. Zahir Shah segue comunque le riforme del re precedente, Amanullah Khan, ma con maggiore cautela, perché comunque sapeva che quello che diceva appunto anche il giornalista, proprio il popolo in sé, cioè la società in sé, era una società particolarmente tribale, conservatrice, tradizionalista, che poi, come vedremo, farà sì che il popolo non possa, le donne, il popolo, proprio la maggioranza delle donne, non potesse avere i diritti fondamentali dell'uomo, appunto, per esempio il diritto di circolazione, di uscire di casa da sola, quello di all'educazione, eccetera. E quindi lui comincia a, per esempio, istituire altre scuole per ragazze in tutto il paese, quindi non soltanto nelle aree Kabul e Herat, nelle città principali, che sono appunto le tre città principali, Herat, Kabul e Mazar-e Sharif, ma anche in tutte le altre zone dell'Afghanistan, quindi anche nelle province, comunque con sempre una maggiore cautela. Di conseguenza, nel 1950 viene istituito il primo collegio femminile, e nel 1953 viene eletto come primo ministro il suo cugino, che si chiamava Muhammad Daud Khan. Lui comincia subito, appunto, lavora proprio sul mondo femminile e diciamo che introduce delle riforme particolarmente progressiste nel mondo della scuola femminile, e per esempio il primo punto su cui lavora è quello di introdurre la figura femminile un po' di più all'interno della società. Quindi, per esempio, ha iniziato introducendo le donne alla Radio Kabul, oppure ha inviato le donne delegate alla conferenza delle donne asiatiche a Cairo, oppure ha impiegato 40 ragazze nella fabbrica di ceramica del governo, oppure sono state inviate donne come receptionist e operatrici telefoniche alle Ariana Airlines nel 1958, quindi possiamo vedere come queste riforme erano già particolarmente avanzate per quel tempo. Nel 1964, poi, sempre grazie a questo primo ministro, è stato conferito alla donna il diritto di voto. Non soltanto è stato conferito alla donna, appunto, il suffragio, il diritto di voto, ma sono state le donne a contribuire a redigere una costituzione che potesse dare loro questa opportunità, questo diritto. Infatti, in queste immagini potete vedere come un gruppo di donne possono partecipare attivamente ad attività come appunto laboratori di biologia nei collegi, nelle università negli anni 60 e negli anni 70. Infatti, andiamo avanti. Infatti, le donne, come potete vedere in queste immagini, a confronto potevano uscire di casa e potevano apparire anche scoperte, potevano servire in uffici pubblici e svolgere lavori come scienziate, insegnanti, medici, funzionari pubblici, avevano anche una notevole libertà sia nel campo dell'educazione che del lavoro. Infatti le donne, quindi, come vi ho detto, sono state inserite anche nel mondo dell'intrattenimento, del cinema. C'è anche una donna che si chiama appunto Roxana, che è molto conosciuta in questo periodo perché è stata la prima appunto cantante pop afghana, molto conosciuta negli anni 60-90. Quindi potete vedere come all'inizio, fino al primi anni del 70, le donne comunque stavano cominciando ad avere delle libertà che potevano essere assimilate a quelle che erano gli occidentali, esattamente. Però dobbiamo sempre ricordare che, nonostante appunto queste riforme molto avanzate, c'era comunque una parte del popolo che era particolarmente ancora tradizionalista, che era rimasta proprio chiusa verso queste tipo di riforme sociali. E arriviamo al 1973, quando un colpo di Stato, Muhammad Daud Khan, rovescia la monarchia, lo riceve l'ultimo re, il suo cugino, e si nomina come presidente della Repubblica. E gli fonda il Partito Democratico dell'Afghanistan, e
Da qui appunto, abbiamo visto che era un uomo particolarmente riformista, inizia a redigere una nuova Costituzione che si basava appunto sulla concessione di diritti alle donne, ma non soltanto sul livello formale, ma soprattutto anche sul livello sostanziale. Quindi stava proprio cominciando a lavorare in questa direzione. Ma nel 1978, che è una data molto importante per la storia dell'Afghanistan, viene innanzitutto ucciso Mohammad Daoud Khan, ma inoltre questa data è importante perché segna la fine di un'era pacifica per l'Afghanistan e l'inizio di un'era particolarmente critica, che poi sarà seguita da una serie di invasioni, guerre e appunto distruzioni. E seguito appunto da questo del Partito Comunista Afghano che sarà al potere con Muhammad Taraki, il quale appunto aveva dichiarato la propria politica che si basava sui principi islamici, sul nazionalismo appunto afghano e sulla giustizia socioeconomica, con legami con l'Unione Sovietica. Ho fatto anche questo schema per farvi vedere un attimo quello di cui parlava prima il giornalista Cremonesi. riguardo appunto questa fase dal punto di vista proprio internazionale. In questa fase, cioè all'inizio degli anni appunto, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, ci troviamo in una fase di tensione molto forte dal punto di vista internazionale, cioè da una parte c'è appunto l'Unione Sovietica, dall'altra parte gli Stati Uniti. Visto che appunto è stato già spiegato, vi accenno semplicemente i due poli. Appunto, da una parte c'è il Partito Comunista Afghano, dall'altra parte ci sono i Mujahideen. I Mujahideen sono i leader islamici che sono appunto i tradizionalisti che si oppongono al regime comunista appena formatosi, perché sono contrari appunto alle loro ideologie, alla loro linea politica. E quindi da una parte abbiamo nel 1979 l'URSS che invade l'Afghanistan, come dicono loro, su richiesta insistente di aiuto immediato e sostegno alla lotta contro le aggressioni esterne, dall'altra parte appunto gli Stati Uniti con la Gran Bretagna e la Cina che attraverso il Pakistan forniscono questi Mujahideen di armi. Quindi ci troviamo appunto in realtà, i Mujahideen nascono come movimento, un gruppo di uomini che si formano perché hanno una particolare ideologia e che sostanzialmente si oppongono a queste regioni comuniste che vengono forniti continuamente di armi e di altre appunto materie, strumenti di combattimento per opporsi contro il regime comunista. E diciamo che durante questi anni, cioè dal 79 all'89, i regimi comunisti continuano a fare dei tentativi di modernizzazione dello Stato, soprattutto in quanto riguarda la situazione dei diritti delle donne, in Afghanistan compresa anche la concessione di pari diritto sia sul mondo dell'educazione che del lavoro, ma appunto ci sarà la guerra civile e quindi questo appunto questo fattore anzi andrà a sgretolare ovviamente perché non ci sarà più non ci sarà il focus non sarà più ovviamente sul diritto delle donne ma su chi possa prendere il potere. E arriviamo quindi al 1980, circa 89-88 quando praticamente il presidente del Partito Comunista Najibullah sale al potere e siamo in quegli anni in cui l'Unione Sovietica sta uscendo, nel 89 uscirà con gli accordi di Ginevra che vengono firmati tra gli Stati Uniti, il Pakistan, l'Unione Sovietica e l'Afghanistan. Quindi secondo questi accordi l'Unione Sovietica esce dall'Afghanistan, ma i Mujahideen comunque continuano ad opporsi al regime comunista. Finché appunto nel 1995 all'interno del caos che si era già formato inizia diciamo a formarsi, anzi a proprio manifestarsi il gruppo, la milizia che appunto si è formata nei primi anni 80-90, quella dei talebani. E in questo periodo in realtà in Afghanistan c'era anche la siccità e la carestia, quindi gli afghani proprio stremati per le continue guerre che c'erano stati prima accettano i talebani e anche perché una parte appunto, sempre ripetendo il fatto culturale, una parte accettava e seguiva appunto le dirigenze talebani, accettano i talebani al governo e è così che appunto si forma il governo talebano. Sì, l'immagine di prima, un attimo indietro, scusate.
Ecco, e durante appunto il regime comunista, come potete vedere, questa foto è appunto dell'87, rappresenta un'insegnante afghana in una scuola di Kabul e potete vedere come comunque non portava nessun tipo di copricapo, cioè ancora in questo periodo c'era chi, scegliendo, poteva anche non mettere nessun tipo di hijab. Ecco, e giungiamo quindi nel 1996-95, quando i talebani salgono al potere e attraverso dei volantini che appunto lanciano per le strade affinché il messaggio possa arrivare a tutti, comunicano diciamo il loro sistema politico e i cambiamenti sociali che avverranno appunto, vengono tutti scritti qua. Quindi leggo direttamente questo, che sono estratti dal libro di Khaled Hosseini, Mille splendidi soli, che in due pagine riporta proprio le stesse parole del, diciamo, delle leggi talebane. Il nome del nostro Vatan è ora Emirato Islamico dell'Afghanistan. Queste sono le leggi che applicheremo e alle quali siete tenuti a obbedire. Tutti i cittadini devono pregare 5 volte al giorno. Se durante l'ora della preghiera verrete sorpresi in altre attività, sarete bastonati. Tutti gli uomini devono portare la barba, la lunghezza prescritta di almeno un palmo sotto il mento. Se non vi conformerete a questa disposizione sarete bastonati. Tutti i ragazzi devono portare il turbante. Gli scolari delle scuole elementari porteranno il turbante nero, quelli delle scuole superiori il bianco. Tutti gli studenti devono indossare abiti islamici. Le camicie devono essere abbottonate sino al collo. È proibito cantare, è proibito danzare, è proibito giocare carte, giocare scacchi, giocare d'azzardo e far volare gli aquiloni. È proibito scrivere libri, guardare film e dipingere. Se sentite in casa... se tenete in casa dei parrocchetti, sarete bastonati, i vostri uccelli verranno uccisi. Se rubate, vi sarà tagliata la mano al polso. Se tornate a rubare, vi sarà tagliato il piede. Se non siete musulmani, non dovete praticare la vostra religione in luoghi dove potete essere visti da musulmani. Se disubbedite, sarete bastonati e imprigionati. Se verrete sorpresi a convertire un musulmano alla vostra fede, sarete giustiziati. Donne, attenzione, dovete stare dentro casa a qualsiasi ora del giorno. Non è decoroso per una donna vagare ansiosamente per le strade. Se uscite, dovete essere accompagnate da un mahram, cioè un parente di sesso maschile. La donna che verrà sorpresa da sola per la strada sarà bastonata e rispedita a casa. Non dovete mostrare il volto in nessuna circostanza. Quando uscite, dovete indossare il burqa, altrimenti verrete duramente percosse. Sono proibiti i cosmetici, sono proibiti i gioielli, non dovete indossare abiti attraenti. Non dovete parlare se non per rispondere, non dovete guardare negli occhi di uomini, non dovete ridere in pubblico, in caso contrario verrete bastonate. Non dovete dipingere le unghie, in caso contrario vi sarà tagliato un dito. Alle ragazze è proibito frequentare la scuola. Tutte le scuole femminili saranno immediatamente chiuse. Se aprirete una scuola femminile verrete bastonati e la vostra scuola verrà chiusa. Alle donne è proibito lavorare. Se vi renderete colpevoli di adulterio verrete lapidate. Ascoltate con attenzione, obbedite. E qui a proposito appunto di libri, ho elencato una serie di libri che potete leggere volendo, che sono romanzi che appunto descrivono la situazione della donna afghana in Afghanistan, soprattutto negli anni del regime talebano. Quindi arriviamo agli anni, diciamo, dell'invasione americana a partire dal 2001. Nel 2001, come sappiamo, l'Afghanistan viene invasa dagli Stati Uniti, per motivi che tutti sappiamo, apparentemente, e successivamente, appunto, sale al potere con una carica di interim il presidente Hamid Karzai, e quindi si stabilizza la Repubblica Islamica dell'Afghanistan. Devo dire che generalmente, in generale, le donne a partire dal 2001 c'è appunto un miglioramento della situazione delle donne all'interno della società, perché le donne comunque cominciano a andare a scuola un po' di più, a lavorare, anche perché con lo sviluppo della tecnologia, quindi con i mass media, le donne vengono informate, il popolo. Comunque c'è un miglioramento dal punto di vista sociale sia del popolo, diciamo, sia della comunità maschile che femminile, dal punto di vista, diciamo, del cambiamento, come dire, culturale e mentale, possiamo dire. E infatti nel 2004 il presidente redige una costituzione secondo cui il 27% dei 250 seggi della Camera del Popolo è riservato alle donne. Poi, per esempio,
però nel 2012 viene appunto redatto un codice che viene chiamato codice di condotta che afferma che le donne non dovrebbero viaggiare senza un tutore maschio e non dovrebbero mescolarsi con uomini sconosciuti in luoghi come scuole, mercati e uffici. E tra l'altro il Presidente aveva detto anche che questo codice era stato redatto in consultazione delle proprie donne afghane che erano in politica. La situazione però generale, come ho detto, delle donne è migliorata, ma complessivamente nelle zone urbane, quindi nelle città, cioè nelle città Mazar-e Sharif, Kabul, Herat, Jalalabad, ma sicuramente non nelle zone rurali, quindi non nei villaggi, per esempio, sicuramente no. E comunque bisogna sempre ricordare che c'è sempre tanta violenza in Afghanistan, soprattutto quel tipo di violenza che si manifesta nella forma di violenza domestica. Infatti le Nazioni Unite ha dichiarato che c'è stato un aumento del 20% della violenza contro le donne, spesso a causa della violenza domestica, giustificata appunto dalla religione e dalla cultura molto conservatrice. Andiamo avanti. In queste immagini potete vedere come appunto a partire dall'invasione delle forze occidentali c'è stato in Afghanistan un cambiamento sicuramente rispetto ai 6 anni di occupazione talebana. Infatti nella prima immagine potete vedere un gruppo di donne che si trova in un giardino pubblico e che sono completamente appunto non sono sicuramente assimilabili diciamo alle donne che vedete nella foto in mezzo. E questo appunto fa capire che in certi casi le donne, se volevano, comunque potevano non indossare il burka, sicuramente, ma anche non indossare abbigliamenti che copra dappertutto. Invece nella seconda immagine, come potete vedere, ci sono donne che indossano il burka e questo ci riconduce sempre al fatto che ci sono molte famiglie dove sono molto restrittive sulle figlie, sulle mogli, e quindi questo fa sì che, anche se magari non vogliono, magari potrebbero anche volerlo, indossano il velo. E sicuramente non si può appunto far sì che questo non accada. E le donne appunto nell'atto del 2018, potete vedere Kabul, che fanno anche attività sportive, per esempio ciclismo. Perciò appunto, da questo punto di vista, anche perché c'è proprio uno sviluppo internazionale, no? Con lo sviluppo della tecnologia, anche in Afghanistan c'è nelle zone urbane questo sviluppo, questo tipo di sviluppo appunto culturale. Qui invece una serie di dati comunque per sempre focalizzarci su questo periodo, questi 20 anni. Nell'aprile 2017 ci sono stati appunto 9,3 milioni di bambini a scuola, di cui il 40% sono ragazze. Invece però ci sono alcune province in cui la percentuale di ragazze è appunto addirittura del 15% e in altri casi appunto soltanto il 37% delle ragazze adolescenti è alfabetizzato, quindi ci troviamo anche in un paese dove non c'è proprio cultura erudizione, proprio nel senso che non c'è un'educazione di base elementare. Rispetto per esempio al 66% dei ragazzi adolescenti, pure tra le donne adulte soltanto il 19% di tutta la popolazione complessiva è alfabetizzata rispetto al 99% degli uomini e 7 su 34 province hanno meno del 10% degli insegnanti donne e 17 province meno del 20% degli insegnanti uomini, sono donne. Va bene, qui saltiamo. E qui quindi giungiamo diciamo al 2021, al giorno d'oggi, quando questo grafico è stato fatto da me e non corrisponde a nessuna diciamo analisi scientifica precisa, semplicemente per farvi capire come all'inizio proprio della formazione dello Stato dell'Afghanistan c'è stata una ascesa quanto riguarda la concessione di diritti delle donne, comunque si stava lavorando verso quella direzione, e poi c'è stato dal 1995 fino al 2001 una discesa e poi di nuovo ci stava riprendendo
che è successo appunto quello che è successo questo agosto. Vabbè, sì. Quindi, in quanto riguarda la situazione attuale, quanto riguarda i diritti delle donne, io ho appunto una cugina in Afghanistan, ho tante cugine, tra cui con questa sono molto stretta, che mi informa appunto proprio su quello che succede concretamente ogni giorno in Afghanistan. E mi ha detto anche, per esempio, un fatto che è molto importante, secondo me, dirlo, perché cioè, in Afghanistan ci sono tante etnie, e c'è una minoranza che è quella degli Hazara, i quali sono stati appunto perseguitati molto durante il corso della storia dell'Afghanistan. E mia cugina ha detto che praticamente lei fa l'insegnante di una scuola elementare e è stato appunto mandato probabilmente da un ufficio dei talebani dei moduli in cui chiedevano di inserire la appartenenza religiosa degli insegnanti. Cioè se appartenevano al ramo, diciamo, dei sciiti o dei sunniti, perché l'Islam suddivide, diciamo, cioè che non è che suddivide, ma ci sono comunque due categorie di musulmani. E i talebani sono particolarmente ostili al gruppo degli sciiti, quindi questo vuol dire che mirano comunque a un, in generale a tutti sicuramente, però anche a un gruppo particolare, cioè quello degli Hazara, che sono stati perseguitati nel passato e probabilmente appena appunto la stampa smetterà di concentrarsi e di spostare il focus sull'Afghanistan, accadranno non cose tanto giuste nei confronti di queste persone. E in quanto riguarda il diritto delle donne, non possono lavorare adesso in questo periodo, appena appunto chiudono le scuole, adesso chiudono le scuole perché in inverno le scuole sono chiuse, le bambine fino mi sembra alla sesta elementare, cioè dice fino alla sesta elementare perché le scuole sono tutte da 1 a 12 e poi si passa all'università, quindi fino al sesto anno possono andare un po' in più. Le università sono chiuse per una certa categoria di facoltà, cioè le persone che vogliono frequentare la facoltà di giurisprudenza o che abbiano a che fare comunque con lavori pubblici sono bandite per le donne. E soprattutto in Afghanistan in questo periodo c'è la carestia, perché il popolo, quando appunto si sono fermati, diciamo, i talebani, il popolo ha dovuto anche vendere tutti i beni che aveva a casa per potersi guadagnare del vivere, perché c'è stato proprio un blocco del mercato, delle banche, eccetera. E quindi adesso il problema grosso dell'Afghanistan è la povertà, perché più del 50% della popolazione è proprio sotto la soglia della povertà, quindi ha veramente bisogno di un aiuto e un supporto internazionale, perché sennò potrebbe diventare una crisi umanitaria particolarmente grave. E volevo concludere con questa poesia di un mio poeta preferito. Volevo leggerla anche in afghano, ma non so se riesco a spostare questo. Ecco così. Darin khak, darin khak, darin mazraye pak, bejuz mehr, bejuz eshq, digar tokh nakarim. Che significa? In questa terra, in questa terra, in questo campo immacolato, non piangiamo più alcun seme, tranne che segni di compassione e amore. Grazie. Grazie Ilana per questa testimonianza appassionata. Mi piace vedere, posso dire, la tua età, sì, hai 20 anni, giusto? E mi sembra proprio bello vedere una ragazza così giovane, appunto vostra coetanea, così preparata, così appassionata e anche capace di sostenere una situazione come questa, che immagino possa essere emozionante. Ritorneremo sicuramente con qualche domanda che arriverà. Ora è la volta di Mariam, che sarà collegata online, come vi dicevo prima, con la telecamera spenta, perché preferisce non farsi vedere, non dare il suo nome vero per proteggere se stessa e i propri bambini. Lei ci racconterà un po' la sua testimonianza e quello che lei stessa ha vissuto. Buongiorno. Sono Mariam, ho 26 anni,
Sono venuta in Italia quando avevo 5 anni con la mia famiglia e ho vissuto praticamente 3 vite diverse. All'inizio, quando sono venuta qua, la mia famiglia non voleva che io andassi a scuola. Quindi rimanevo sempre a casa, mio fratello, quello più piccolo, andava sempre a scuola, io stavo a casa, aiutavo un po' la mamma, e, finché un giorno di fronte a casa mia viene a vivere una professoressa che durante la giornata mi vedeva sempre in balcone a vedere la strada, cioè le macchine che passavano, io rimanevo lì a guardare. Lei vedendo ha capito che io non frequentavo la scuola, quindi ha fatto un po' amicizia con me, è venuta a casa mia e a parlare, a convincere la mia famiglia a mandarmi a scuola. All'inizio dicevano sempre di no, che io sono femmina e quindi non posso andare a scuola, dovrei stare a casa, e, che da noi non è consentito. Però lei è riuscita dopo tante volte a convincerli di mandarmi a scuola. Loro continuavano a dire che c'è questo problema perché la scuola vicina non c'era posto, ma lei era riuscita a iscrivermi in una scuola un po' più distante, prendendosi la responsabilità di accompagnarmi a scuola la mattina e poi a venire a prendermi. Praticamente lei mi ha fatto un po' la seconda mamma. Poi ho studiato fino alla seconda media, dopodiché i miei familiari, i miei parenti hanno iniziato a criticare dicendo che ormai sono grande, non devo più andare a scuola, che magari mi ribello vedendo le altre ragazze. E da lì mio papà poi ha deciso, anche mio fratello, di tenermi a casa. Però io volevo studiare, ma mi dicevano che non potevo e quindi io stavo zitta. Poi però sono stata 6-7 mesi a casa, dopodiché mi dispiaceva di non aver preso la licenza media, quindi ho parlato sempre con questa professoressa se in qualche modo, stando a casa, posso avere la licenza media. C'erano dei momenti che pensavo cosa farò di questa licenza media, però dopo dicevo, non so, un giorno nella vita mi servirà. Poi dopo ho studiato a casa, da sola, un po' anche con l'aiuto di questa professoressa. Poi ho fatto l'esame sempre a Falcone a Gallarate come privatista e sono stata promossa e sono riuscita ad avere questa licenza media. Dopodiché sono sempre stata a casa fino a 17 anni quando mi dicono che mi devono sposare tramite Skype con un mio primo cugino che viveva in Pakistan. Ho fatto questo matrimonio tramite Skype quando quasi a 18 anni mi hanno detto che si andava a fare una vacanza in Pakistan tutta la famiglia. Sono andata, quando sono arrivata lì ho capito che dovevano celebrare il mio matrimonio. Avevo già visto com'era questo mio cugino e io non volevo questo matrimonio, avevo parlato con la mia mamma, con mio papà, ma mi era stato detto che ormai devo sposarlo perché per onore non posso dire di no. Allora, mi sono sposata lì, sono andata a casa a vivere con mio marito. Dopodiché sono rimasta incinta subito di mio figlio. Sono arrivata in Italia poi dopo 3-4 mesi. Hanno ricongiunto mio marito. Quando mio figlio era già nato, aveva già 8 mesi. Dopo 8 mesi, cioè dopo che è venuto lui, siamo andati a vivere con la mia famiglia, sempre perché lui doveva imparare l'italiano, fare corso o qualcosa per poi lavorare e prendersi una casa nostra, perché io non potevo lavorare. Dopodiché lui è arrivato, io ero l'unica ragazza che in casa, anche per gli appuntamenti, per qualcosa, andavo io accompagnata sempre o da mio fratello o da mio papà fuori
per queste cose qui che riguardavano mia mamma o altri nella famiglia. Quindi lui ha iniziato a essere geloso perché io esco, perché io parlo l'italiano, perché io sono così, io devo stare dentro casa, non devo fare niente. Invece mio papà diceva: quando c'è bisogno tu devi andare con i familiari, i parenti anche. Da lì lui ha iniziato a picchiarmi, a violentarmi psicologicamente, anche quando c'era la mia famiglia, e io quando piangevo mi lasciava proprio anche lividi, e io quando mi vedevano la mia famiglia gli dicevo che non volevo stare con lui, ma mi veniva detto che ormai sono sposata e devo fare quello che mi dice lui. Dopodiché sono andata avanti così per quasi 2 anni, dopodiché vedevo mio figlio che era cambiato un sacco, che era diventato chiuso, non giocava normale, cioè, stava sempre in braccio, e ho pensato di non fargli fare una vita che ho fatto io. E una sera, una notte, che mi sono, mio marito mi ha picchiato tanto, sono riuscita ad uscire di notte quando tutti dormivano a Luna con mio figlio. Sono uscita, ho chiamato i carabinieri, mi hanno aiutato, mi hanno portato in caserma dove ho fatto questa denuncia, e dopodiché sono stata in una comunità protetta, mamma e bambino, per quasi 2 anni. Dopodiché ho fatto il mio percorso per semi-autonomia, da lì sono passata in autonomia. E adesso vivo lontana da dove vivono i miei familiari, e lavoro, sono libera, molto libera, e sono sempre sposata ancora con un uomo pakistano, ma è molto molto aperto, non è come gli uomini che ci tengono troppo alla cultura. E ho un altro figlio che ha 8 mesi. E sto facendo delle esperienze, nel senso, quando anche a guidare la macchina, quando vengo a pensare alla mia vita che ho vissuto prima fino a 21 anni e la vita che ho adesso è proprio diversa, quindi mi sento molto bene adesso. Grazie Mariam. Ti sento molto agitata, emozionata, e credo che tu abbia emozionato anche tutte le persone che ti stanno ascoltando. Ti avevo detto che ti avrei dato una mano, se c'è qualcosa che vuoi aggiungere. Io posso dire che mi sta chiedendo informazioni perché vorrebbe prendere un diploma di scuola superiore, quindi ci stiamo interessando per vedere se vicino a dove lei abita ci sono dei corsi serali. E non so, anche io sono senza parole. Sì, io ho fatto un riassunto molto, molto breve. Un attimo, che avvicino il microfono, un attimo solo. Dai. Ho fatto un riassunto molto, molto breve, però ho vissuto tante cose, anche difficili, quando ero a casa. Però ho fatto riassunto perché se inizio a parlare di tutto non finisco più. Quindi per quello adesso invece vorrei andare avanti con gli studi, però ho un bambino di 8 mesi, quindi magari l'anno prossimo vorrei iniziare a fare qualcosa. Adesso lavoro in un'azienda, in più adesso sono in maternità facoltativa e faccio la mediatrice interculturale, quindi faccio questo qui. Grazie. Allora, intanto grazie anche a Mariam, e adesso direi di aprire un po' il dibattito, sia in sala, se qualcuno vuole fare qualche domanda, sia tramite Zoom, e chiedo ai docenti di collegarsi se lo studente o lo stesso desiderano fare qualche domanda. Scusate, prima di continuare al dibattito vorrei dare la parola all'assessore del Comune di Varese, che è arrivato in ritardo, noi la ringraziamo e anche arrivo già un applauso per la sua disponibilità, visto che ha completato una conferenza qui con noi la dottoressa Rossella Di Maggio.
Buongiorno a tutti e a tutte, vi chiedo scusa per il ritardo, ma questa mattina noi a Varese avevamo appunto la conferenza stampa per le iniziative del 25 novembre. Sono arrivata giusto in tempo per prendere questa botta al cuore della testimonianza che mi ha preceduto e alla quale faccio veramente tutti i miei più sentiti auguri e i complimenti per la forza che ha avuto Mariam di prendere coscienza di una situazione che per lei non era decisamente positiva. E visto che io sono assessora ai servizi educativi e ho una delega alle pari opportunità, in realtà cerco di dare testimonianza ogni volta che posso del fatto che esiste una rete contro la violenza alle donne, è una rete molto complessa, comprende circa 115 comuni, 8 ambiti del nord della provincia. C'è un'altra rete, che è la rete di Busto, che comprende anche il comune di Gallarate. Lo dico a questi ragazzi e a queste ragazze, nella speranza che nessuno di loro abbia mai bisogno di rivolgersi alla rete, ma nel caso ciò succedesse, vorrei che le ragazze fossero coscienti del fatto che esistono dei luoghi dove si può ricevere aiuto. All'interno della rete ci sono dei centri antiviolenza che si prendono carico delle donne in difficoltà anche solo per un momento di ascolto o per un supporto psicologico o per un'indicazione legale e nei casi più gravi, come avete sentito dalla testimonianza che mi ha preceduto, laddove si ritiene che la donna sia in pericolo di vita, le donne vengono rifugiate in quelle che vengono chiamate case rifugio e vengono messe piano piano nella condizione di riprendersi in mano la propria vita. Vorrei, visto che qua ci sono tante ragazze giovani, vorrei che voi abbiate la consapevolezza di voi stesse. Non c'è niente di giusto e di sbagliato. Ciò che voi ritenete giusto è giusto. Ciò che voi ritenete sbagliato è sbagliato. Quello che conta è la vostra autodeterminazione. Se vi sentite in dovere di fare qualche cosa che il vostro cuore e la vostra testa non accettano, prendete le distanze da quella persona. Quello non è amore. La prevaricazione non è amore. Chi vi mette nella condizione di disistimarvi, sentite cosa diceva Mariam, diceva perché io sapevo parlare l'italiano, perché io ero in grado di mantenere relazioni. Allora il maltrattante comincia a lavorare sulla vostra disistima. Sappiate che in tutti i casi che noi prendiamo in considerazione, a volte c'è la violenza fisica, può esserci la violenza fisica, ma sicuramente prima della violenza fisica c'è stata una violenza psicologica e anche una violenza economica. Lavorate su voi stesse, sulla vostra indipendenza, sulla vostra libertà. E se siete in difficoltà, non abbiate paura di chiedere aiuto. Il 1522 è sempre a vostra disposizione. Buona vita a tutti. Bene, grazie l'assessore Di Maggio. E come diceva la dottoressa Santoro, ci sono domande in sala? Qualcuno vuol porre delle domande? Prego, dottoressa. Grazie mille. La mia domanda è rivolta al giornalista Cremonesi e volevo chiedere curioso di come è riuscito, nonostante tutte le varie situazioni, le varie vicissitudini che ha di tua esperienza di vivere in questi 40 anni, come ha fatto alla fine a portarsi a casa la pelle, visto che molti suoi colleghi purtroppo non ce l'hanno fatta. Grazie mille. Io posso chiedere come ti chiami? Mi chiamo Roberto Viva. Roberto? Viva. Viva, con la D? No, Bologna-Imola, Bologna-Ancona. Viva. Di quanti anni è Roberto? 16 anni.
Vogliamo fare più domande o rispondo subito? Cominciamo a rispondere. Ci sono mani alzate. Altre domande? Prego. Una domanda alla Rafa. Volevo chiederle che fa tutti sapeste con quale motivo le donne afghane proprio indossano il lavabo blu e non nero, come succede nella maggior parte degli altri paesi arabi. Anche lì. Anche, come si chiama quella ragazza? Ikram Kali, IKRAM, Kali, KHRI. Di anni? 19. Compiuti ieri. Ah, cremonesi. Prima quando... Ancora il nome, per favore. Giovanni. Prima quando parlava della situazione, quindi attuale, adesso tutto si è sciolto. E quindi questo ci fa pensare al fatto che tutto si è sciolto perché ci sono degli interessi, ci sono delle volontà. Ora, noi non viaggiamo, noi guardiamo gli eventi al telegiornale e quello che ci appare è che appunto questa volontà della presidenza Biden di tutti ritorniamo a casa, ma quindi la domanda che le voglio porre è queste volontà sono volte verso una collettività o piuttosto immagini di presidenza o della propria politica esterna? Adesso rispondo perché è importante. Rispondo allora al dottor Cremonesi. Sì, grazie. Poi però lei deve rispondere. Oppure, siccome la mia magari è un po' più complessa, vuoi rispondere tu subito sulla domanda del... Ma perché il velo blu? Perché il velo blu? Vuoi dirlo? Scusa, andiamo a perché a me è un po' più complesso. È una domanda molto bella. Io sinceramente non ho mai messo il burka. Sono venuta in Italia quando avevo 11 anni e lì a quell'età non si metteva il burka. Mia mamma lo metteva, non mi sono mai chiesta perché il colore era blu. Non so se magari su internet c'è qualcosa che si riferisce al colore, se penso, in realtà il burka esisteva già, non è che è una cosa che, esatto, non è una cosa che è nata proprio con i talebani, ma esisteva anni prima, proprio all'inizio della formazione dello Stato, e c'era chi sceglieva di mettere il burka, proprio questo colore qua, il blu, gli sceglieva di non metterlo, semplicemente, come fatto vedere appunto nelle foto prima dell'occupazione talebana. Non saprei esattamente, onestamente, cosa il colore, perché magari c'è una corrispondenza, un significato, ma non lo so. Ma io però posso aggiungere, anche se non è di mia competenza, però se voi ci vado spesso, l'ho portato anche in regalo in Italia il burka, perché non ti devono in tante... E voi trovate nei negozi afghani nero e anche verde scuro. Ci sono vari, quindi prevale il blu, ma non è che sia obbligatorio il blu e comunque sono tutti comunque molto morigerati, chiaramente, non è giallo. L'ho visto anche forse viola scuro. Uno dei colori prevalenti in Afghanistan che piace, che serve anche nei simboli nazionali, perché il blu ricorda i lapislazzuli, questa pietra che è molto comune nelle miniere dell'Afghanistan, viene portata fuori, quindi forse anche quello, però effettivamente non mi sono mai chiesto perché prevalga. Invece Giovanni e Biba, allora, rispondo prima a Giovanni. Giovanni, io non so tu che visione della storia hai, ma questo discorso delle forze oscure a me ha sempre fatto molta paura, perché forse perché ho visto 40 anni di storia, ho visto 40 anni di errori tragici, clamorosi, complotti andati a male, guerre che si pensava dovessero durare 3 anni o 2 giorni, invece sono durate 20, come questa. La storia è sempre un coacervo di forze, di che poi non chiamerei neanche forze, di interessi. Io vedo Giovanni, non lo vedo adesso. Eccolo là, eccolo, sì. Cioè, io ho cercato di spiegarlo, parliamo adesso, io non credo al discorso dei complotti. E comunque io ho visto tanti complotti andati davvero a male, ma davvero a male. Detto questo, ci sono degli interessi, certo. L'America, quando
ci sono state, lo so che poi c'è la teoria generale, in Afghanistan, in Pakistan, lo trovo milioni di volte, ah, era tutto calcolato, le torri gemelle hanno fatto il Mossad, perché guarda, io ho dovuto litigare addirittura con un console francese, pensate, che pensava che era stato il Mossad perché non c'erano morti ebrei. Ma non è vero. Le torri gemelle, ti immagini, del fulcro della City degli Stati Uniti, immagino non ci fossero ebrei. Ma non è questo il punto. Ricordo ancora uno scontro, mi ha mandato via senza, ero stato invitato a cena dal rettore dell'Università di Islamabad in Pakistan, che era un personaggio, tra l'altro, molto che aveva studiato a Oxford, eccetera. Tu disse, è stato il Mossad, le torri gemelle, gli attentati in settembre, perché poi gli americani volevano attaccare e gli ha fatto comodo. Perché? Perché non c'erano ebrei. E la mia risposta è stata un po' per farlo. Guardi, non c'erano neanche eschinesi, magari sono degli eschinesi. No, cioè, e lui si è offeso. Allora, detto questo, parliamo un attimo di Afghanistan, veramente bellissimo. Gli americani non volevano andare, anzi, gli americani se ne fregavano di Al-Qaeda. Era un problema minore. C'erano stati alcuni attentati, era seguito da alcuni esperti. Erano talmente disinteressati, e ci sono dei libri, dei documenti su questo, cioè tutti i documenti della CIA prima dell'11 di settembre. Gli elementi erano tutti lì. Ci sono un gruppo di arabi, in particolare erano egiziani, ma anche sauditi, che si stanno addestrando, che stanno prendendo delle lezioni di volo, ma sono molto interessati a decollare, a girare l'aereo, ma non ad atterrare. Perché? Allora, lì bastava un analista, perché sai, uno può avere in mano, questo è scienza, tu puoi avere in mano tanti dati, ma ti ha bisogno di una teoria, di un interesse. Però questi dati, presi così, questi qua hanno preso la macchina là, vengono da lì, si incontrano ogni tanto. Allora, metti insieme tutti questi dati, c'è un complotto. Ma se tu, c'è un piano, ma se tu non hai un'idea di cosa vuoi cercare, non trovi. Perché tu cerchi e se hai un'idea di cosa cercare. Erano talmente disinteressati ad Al-Qaeda, non attenti, che non sono stati attenti a quel nucleo di qaedisti che stavano ordendo, che stavano preparando gli attentati. L'attacco dell'Afghanistan, e guardate, sono usciti un paio di libri, uno anche in italiano, è appena uscito, è tradotto dagli Stati Uniti, con i documenti, è di un giornalista del Washington Post, questo non mi ricordo il nome, se vuoi poi se mi dai il tuo mail, ti mando la mail, lo trovi nelle librerie, è appena uscito. Gli americani non sanno cosa fare, cioè attaccano, bisogna prendere il lato. E come ho cercato di spiegare prima, la loro strategia si evolve, perché poi noi siamo con loro comunque, noi possiamo dire delle cose, eh? Cioè la strategia NATO, poi chiaramente che gli americani sono il partner portante. Quindi gli americani 20 anni fa pensavano che sarebbero rimasti pochi mesi in Afghanistan, non volevano stare in Afghanistan, tant'è che l'attacco, tant'è che Bin Laden, io ero a Tora Bora, era lì, non hanno preso, ci hanno messo 10 anni e non sapevano come uscire. Barack Obama, come dicevo prima, che era diverso da Bush, che era diverso da Trump, voleva uscire nel 2008, sono stati i suoi militari a dirgli, poi vuol dire l'industria delle armi, volevano vendere, sì, queste cose, probabilmente c'è qualche generale che è interessato a, ma c'erano delle concessioni militari. L'idea era della famosa Surge di Petraeus, che bisognava diffondere a macchia di leopardo, come dell'olio, le truppe nelle piccole città. L'ha fatto anche in Iraq, quindi occorrevano molte truppe per disperdere sul territorio e essere presenti dovunque. Per cui quella strategia fallisce e decidono di ritirarsi e di addestrare gli afghani. Ma gli afghani non funzionano. È tutto un processo di try and errors, come si dice, tentativi ed errori. E come ho cercato di spiegare prima, non c'era niente di misterioso, era tutto open. Non è la dittatura, eh? Siamo una democrazia con le opposizioni, con i partiti, con i giornalisti che criticano, che riportano, che si contraddicono, perché la realtà è contraddittoria e non è sempre un complotto, è una serie di tentativi, di piani, di idee che si incontrano.
A me, a sentire, devo dirvi, da testimonianza, devo dire, toccante, da far venire le lacrime agli occhi, mi viene da rafforzare quello che vi ho detto prima. Fossero solo i talebani, sarebbe semplice. Ma è i talebani sono l'espressione di una realtà. Questa famiglia è qui, ma l'abbiamo visto per l'altra ragazza uccisa nell'altro paese, no? Che anche era in Pakistan, l'altro in Pakistan che si presenta come più, è anche peggio. C'è tutto un mondo sta fuori di noi. E i talebani sono in qualche modo l'espressione politica in Afghanistan. E quello che continuo a dire, attenzione, non è che battendo i talebani batti i matrimoni combinati. Anzi, i talebani, come cercate di dire, è un problema dirlo, ma è così, io cerco di raccontare la realtà, non di essere simpatico. Noi siamo stati a un certo punto percepiti come vittoriosi, come nemici, perché da vittoriosi imponevamo i nostri valori. E quindi andavamo a dire che le loro donne dovevano andare a scuola. Quindi è un problema. A un certo punto, io ho avuto un'intervista una volta e me l'ha ripetuta ancora con il generale Bertolini, che era uno dei generali della Folgore. Folgore sappiamo che cos'è. E lui disse, a un certo punto sembrava che noi fossimo qua. Cioè, era talmente confuso l'obiettivo della missione anche italiana, che sembrava che noi fossimo qua per garantire le donne. Facciamo la guerra, noi italiani, in Afghanistan, per garantire che le donne... Era talmente confuso tutto. Probabilmente anche quello. Ma se questo è vero, se ai militari nostri sembrava che noi apparissimo come i difensori delle donne afghane, capite? Nell'interesse delle donne afghane, secondo delle nostre concezioni. Capite? Per l'afgano tradizionalista, non il talebano, anche per lo Hazara delle volte. Per il tradizionalista noi eravamo dei nemici doppi, perché entravamo in casa sua. Con che diritto tu vieni a dirmi io quante volte devo andare a letto con mia moglie, come devo farlo e cosa devo fare con le mie figlie? O cosa devo mangiare? O perché si deve togliere il burka? Tu chi sei per dirmi? Immagini se io, rovesciatela, cioè capiamo... Per capire le cose, per mettersi nella testa degli altri, io cerco sempre di farlo da giornalista. Perché mi dice questo? Perché ha fatto così? Allora, pensate che uno venga a dirti, guarda che tua moglie deve mettersi in burca, perché è uguale, no? E tutti ti arrabbi. Il problema, che ho cercato di dire prima, ed era proprio una delle provocazioni iniziali, è stato, guardate che loro hanno combattuto e noi no. Allora, io sono 40 anni che seguo le guerre, ti rispondo. E le guerre sono questo. Non è solo ti ho conquistato il canale di Suez, ti ho preso Gerusalemme, ti ho conquistato una parte dell'Etiopia, ma Calè. Fosse così, sarebbe ancora semplice. Ma in queste guerriglie, tu ti devi vestire così. Allora, noi siamo pronti a morire. Io quello che dico agli afghani, sono pronti di sentire di incontro con gli afghani. Voi afghani, avete combattuto. I fratelli Cervi sono morti per la libertà. I fratelli Rosselli sono morti per la libertà. Cioè, i nostri partigiani hanno combattuto e sono stati torturati e uccisi per quello che abbiamo noi oggi in mano. C'erano gli americani dietro, perché senza gli americani non so dove andavamo. Ma quello che cerco di dire è che tutto un pezzo, e la nostra società, questo dell'Europa post 1945, è un grande privilegio che però non è assodato, non è garantito. Cioè noi abbiamo delle libertà che pensiamo che siano normali. Non sono normali. La normalità è più la loro nel mondo che non la nostra. Certo che noi li attiriamo, certo che noi, per chiunque, ormai con internet, con i nuovi social media è facile, ma si può vivere in un modo diverso. Chiudo, però poi devo rispondere a tema brevemente. A un certo punto, nel Kurdistan iracheno, c'è io ho avuto un amico dei medici di emergency, che erano due ospedali, emergency in Iraq, nel Soleimaniye, avevano questo ospedale, e a un certo punto, dopo l'invasione, dopo l'attacco occidentale e la caduta del regime di Saddam Hussein, cresce in modo esponenziale il numero di ragazze suicide.
cosa fanno le curde, le donne, molte curde, ma non solo, si uccidono tanto, che è la cosa più semplice. Come fa uno a uccidersi? Un'arma, non ce l'hanno, le case sono basse, buttate giù dal balcone, non puoi. Si davano fuoco. E morire dandosi fuoco, terribile. Io ricordo ancora una ragazza, voi sapete, dal punto di vista medico, la nostra pelle respira. Se la nostra pelle è più del 60% ustionata, muore. Anche muore dopo 3 mesi, muore, problemi renali, non respira il corpo. E queste ragazze si bruciavano, si davano fuoco, venivano salvate, erano messe in queste tende, ci mettevano 2, 3, 4 mesi, sofferenze indicibili. Perché si suicidavano? Perché a un certo punto, con internet, con la libertà, con l'accesso, arrivate le televisioni e anche i social media, e loro vedevano che non era obbligatorio sposarsi con lo zio, col matrimonio combinato come Miriam dalla famiglia. Si poteva vivere in un modo diverso, e non sopportavano più di essere sposate loro 15enni allo zio di 75 anni. E cos'era la loro rivolta? La loro rivolta era il suicidio, un gesto estremo. E quindi il problema dei talebani fosse questo: i talebani esprimono tutti quei valori lì. Invece come complesso, poi tu mi parli dei complotti, gli americani non volevano apostarci. Biden ha detto una frase quando c'è stato tutto il problema, diceva: guarda che adesso i talebani arrivano, rimani, mantenete le truppe. Perché io? Come spiego io, visto che l'America fino a prova contraria è una democrazia, come faccio io a spiegare alle mamme a cui arrivano i coffin, le bare del figlio morto che è morto in Afghanistan? Perché? Perché i soldati americani devono morire dove gli afghani non vogliono morire? E questo è un problema. Noi non abbiamo insegnato agli afghani a morire, a combattere per la libertà. E lo so che è un discorso che sembra guerra fondaio, ma in realtà si difende con le armi, non c'è altro modo, se ci attaccano. Sì, capisci? Questa cultura della difesa militare non c'è da noi. Perché non c'è da noi? Perché ce l'ha fatta gli Stati Uniti fino a ieri. E adesso che gli Stati Uniti non lo vogliono più fare, noi siamo in brave di tela. In Libia stiamo perdendo i nostri interessi perché non ci sappiamo difendere. Quando... Posso andare avanti all'infinito. Come ha fatto portare a casa la pelle? Sì, come ho fatto portare la pelle. Molta fortuna, guarda, mi hanno rubato, mi hanno sparato parecchie volte, ho avuto 6 macchine bruciate, 6 macchine colpite, sono stato rapito a Gaza. A me piace molto il mio mestiere, come forse si avverte. E poi quando c'è una storia, io la voglio seguire. Cioè, non solo quella. A me piace specializzarmi, faccio una storia e seguo quella. Non ne faccio altro questa storia, e l'Afghanistan l'ho seguito tanto, per 20 anni sono stato sullo scenario israelo-palestinese, però guarda, ci vuole molta fortuna. E anche posso dirvi una quando io vado nelle scuole di giornalismo, ci vado tanto, quando mi chiedono che cosa è il primo trucco, è stare da soli, non andare in gruppo, non andare con altri giornalisti, stai da solo. Fidati del tuo stringer, del tuo collaboratore, del tuo autista, perché la tua vita è in mano a loro. E stai con loro. Non metterti insieme a 5, a 4, a 3, a 2. Stai da solo e lavora. Vestiti, non so se avete visto nel film, io avevo la barba più lunga, ero vestito da... Io, ecco perché dico alle colleghe giornaliste, ma tu hai questa gran fortuna, ti copri il testo, la testa sempre... Ma mettitelo! Non sapete quante colleghe, io dico, ma scusa, ma qua, specie quelle più giovani, noi non siamo qui a fare delle campagne. Noi non andiamo in Afghanistan per dire alle donne afghane combatti, lo faranno loro. Noi siamo per raccontare, ed è già tanto, cercare di far capire, ed è tantissimo al mio lettore, più o meno cosa sta capitando, ed è tanto, senza dare delle spiegazioni, senza dare delle soluzioni. Grazie davvero per la risposta. Ci sono altri interventi, ragazzi, che devono intervenire. Magari qualcuno da. Ho una domanda per la ragazza. Come sono le condizioni di una ragazza musulmana in Italia? Come si comporta anche una famiglia, impone alcune tradizioni o anche direttamente la società? Ci sono molti stereotipi, pregiudizi, anche. Dal punto di vista occidentale? Sì, sì, poi in Italia.
Sì, allora. Allora, noi come associazione siamo a Varese, siamo un'associazione di circa almeno una ventina di famiglie. Sono tutte famiglie che sono venute almeno 10 anni fa in Italia, come noi, e sono famiglie che sono stabilizzate in Italia e che considerano l'Italia come, come faccio io, come una seconda patria. Cioè, noi qua ci siamo completamente integrate e ci sentiamo parte di questa comunità. E infatti proprio per questo che spesso organizziamo anche occasioni culturali per far sì che appunto le due culture si possano incontrare. Quindi, invece, come ragazza musulmana, io in Italia mi sono trovata molto bene, anche da questo punto di vista. Non sono stata mai respinta sia diciamo dal punto di vista della scuola oppure nell'ambito lavorativo, lavoretto ovviamente, non sono stata mai respinta, sono stata sempre accolta, quindi dal mio punto di vista personale io mi sono sentita molto bene accolta qui in Italia e infatti l'Italia, l'Europa per me sono come dei luoghi santi che considero proprio come appartenente a questo luogo. Però ovviamente ci sono anche altre parti dell'Europa, come in Francia, per esempio, dove c'è un'islamofobia, quindi sicuramente ci sono donne che hanno proprio sentito, anche in America, per esempio, il fatto anche di portare il velo, che sia qualcosa di proibito. Cioè, siamo all'interno di uno stato di diritto, questo non dovrebbe accadere. Invece ci sono state occasioni, ci sono stati episodi di questo tipo. Non so se hai risposto, spero di sì. Molto brava. Altre domande? Bene. Ci sono altre domande? C'è un'altra risposta o qualche altra domanda? Io ho un'altra domanda qui da una dottoressa. Prego. Volevo chiedere sempre a te, Martini Sara. Volevo chiederti, dato che, se non ho capito male, hai vissuto comunque in Afghanistan per tutta la parte della tua infanzia, volevo chiederti come l'hai vissuta e se hai notato un cambiamento da come era descritto in queste slide, il cambiamento negli anni a come l'hai vissuta te personalmente da bambina. Sì. Grazie mille per la domanda. Io sono nata nel 2001, quindi non ho proprio vissuto, diciamo, sotto il regime talebano, almeno per qualche mese, ma... allora, diciamo che la realtà che ho vissuto io corrisponde a quello che ho rappresentato negli slide, nel senso che in Afghanistan io, che ero comunque una, fino a quando ero a 11 anni, comunque era abbastanza grandicella, comunque potevo andare in giro da sola, insomma, anche perché ero comunque cresciuta in una famiglia abbastanza... progressista e ho frequentato le scuole molto bene, quindi in quegli anni io mi sono trovata molto bene in Afghanistan e fortunatamente non ho nemmeno, diciamo, non sono stata testimone di episodi di guerra o di violenza, quindi corrisponde alla realtà, però ci sono ovviamente delle famiglie in cui questo non accadeva, cioè famiglie in cui c'erano comunque violenza domestica, in realtà proprio i nostri vicini, cioè c'era appunto questo nostro vicino che picchiava sua moglie ogni giorno, quindi questo era molto frequente, la violenza domestica era molto frequente in Afghanistan. Quindi ci sono realtà diverse, però in generale, in linea di massima, generalmente, soprattutto nelle città, c'era comunque libertà. Grazie per la domanda. Bene, c'è qualche altra domanda da parte? Prego. Ci sono anche qualcuno dal web? Intanto, se qualcuno si vuole collegare da Zoom per porre delle domande, è sufficiente che accenda il microfono e noi ce ne accorgiamo e diamo la parola. Grazie. Intanto, un'altra domanda in sala. Fabio Ialti, è una domanda per la ragazza. Non so, magari, non so se magari tua nonna o tua mamma che non hai raccontato le cose che ti fa o come loro hanno vissuto magari la loro infanzia o il periodo in cui comunque erano giovani, ma ti è mai capitato magari di sentire, non so, anche da parte magari di tua nonna, non so, esercitare o magari tua nonna o del genere in questa era? Sì, allora, mia mamma era cresciuta invece, lei in una famiglia
a differenza di me, è una famiglia in cui mio nonno era un po', diciamo, restrittivo, nel senso che voleva obbligatoriamente che le figlie frequentassero le scuole di madrasa, cioè le scuole coraniche, e quindi non dico proprio violenza, come dire, grave, però c'erano stati comunque episodi di violenza all'interno della famiglia di mia mamma, per cui magari se per esempio mia mamma non voleva, so, studiare, veniva picchiata, oppure appunto c'erano questi episodi di violenza. Invece nella famiglia di mio padre, mio nonno molto spesso appunto capitava che picchiasse mia nonna. Quindi sì, purtroppo la violenza c'è sempre, quasi in tutte le famiglie. Poche famiglie magari in una LIT istruita potete appunto vedere che non c'è proprio violenza alcuna. Invece qua, al contrario, le percentuali di famiglie qui in Italia penso sia almeno 99% di famiglie in cui danno la libertà totale alle figlie, alle donne, ai figli. Giusto? Invece qua è il contrario in Afghanistan, diciamo. E in quanto riguarda il periodo proprio dei talebani, mio padre per esempio mi raccontava che quando lui si è sposato si è tagliato di qualche centimetro la barba e era rimasto a casa per diverse settimane affinché la barba ricrescesse e potesse uscire di casa. Mi fa ridere, però la realtà era così. Risposto? Grazie. C'è un'altra domanda da porre. Prego. Ciao, io sono la professoressa Medeot, Nicola, e sono qui anche ad accompagnare il nostro gruppo di ragazze della Parimenti. Allora, la domanda che mi era venuta in merito anche al fatto del ok, che cosa possiamo fare anche noi? Siamo qui ed è importante poi tornare a casa anche con idee propositive. Tu prima hai parlato comunque anche del quando l'opinione pubblica di nuovo spegnerà i riflettori sull'Afghanistan, che cosa succederà ancora, no? Peggiore, nominavi prima la possibilità, non dico di un genocidio, però stavi dicendo sia Dar o gli sciiti. Ecco, che cosa possiamo fare noi a livello di consiglio o comunque per poter fare sì, evitare l'indifferenza, no? Anche questo, noi ragioniamo molto sul innanzitutto non essere indifferenti. E nel concreto chiedo a te, ma chiedo anche al giornalista, che cosa possiamo fare come anche studenti, come no, che cosa? Io. Guardate me. Senza avvicinarmi troppo. No, allora, si è parlato di genocidio. Allora, io parliamo le cose un po' più, ci stacchiamo un attimino dall'emozione. In Italia, tra l'aprile 45 e la fine del 46, un anno e mezzo, c'è cioè bellissimo libro su una guerra civile, un libro famoso su quello che è seguito alla caduta del fascismo, quella che è stata poi in parte una guerra civile nel nostro paese. Ci furono circa 170.000 morti per vendette private, che poi non erano neanche politiche, magari ne approfittarono del caos per uccidere. L'Italia allora aveva circa 38-39 milioni di persone, che più o meno è la popolazione della civile Europa. Ecco, in Afghanistan di questo non c'è. Cioè il numero dei morti, di cui peraltro sappiamo poco perché i media libri non ci sono più, è comunque molto inferiore. E io non credo, e lo ripeto, l'ho detto anche un po' prima, nell'emergenza, quando uno ha bisogno esagera il pericolo, sempre. Ma è normale, io ti chiedo d'aiuto, dalla Libia, lo vedo con i nostri migranti, quando vado in Libia è sempre così, esagero perché ho bisogno di essere assistito e non voglio tornare a casa. Quindi se è vero che la menzogna è, o meglio, che la verità è la prima vittima della guerra, lo è per chi perseguita, ma anche per i perseguitati. Quindi questo è. Allora, le cose vanno messe nel loro giusto, o comunque cercare di metterle nel loro contesto. C'è in Afghanistan tutta una serie di vendette private in questo momento, anche per esempio contro le donne giudici, le donne che hanno visto le donne. Ma lì non è tanto dai talebani, ma è da parte degli uomini
di questo mondo qui, che magari sono andati in carcere, sono visti portare via la moglie liberata dalla loro casa, che si vendicano, ma non è politica dei talebani. Cosa possiamo fare? Beh, io prima in qualche modo l'ho detto, la prima cosa che noi dovremmo fare, cioè noi cosa dovevamo fare era chiaro, o meglio, cosa gli afghani dovevano fare? Gli afghani avevano in mano le armi più sofisticate, avevano un paese, avevano un esercito. Poi non era corrotto, sì, ma non è che possiamo sempre andare noi a controllare. Qui c'è stato veramente un problema di non reazione afghana per infiniti motivi. Ah, ma voi ci davate i soldi e ci corrompevate. Ho capito, ma intanto i soldi arrivavano. Se tu eri corrotto, toccava a te. No? Voi sapete che sulla carta l'esercito afghano contava 300.000 soldati. La stessa cosa che è successo in Iraq davanti all'arrivo di ISIS a Mosul. In realtà erano circa 100.000, perché i comandanti, per rubarsi gli stipendi, montavano le cifre e si tenevano via i soldi, gente che è diventata miliardaria a spese della coalizione occidentale. Allora, cosa bisogna fare? A mio parere, modestissimo, è non abbandonare l'Afghanistan. Cioè, non dire in modo demagogico, che poi di fatto è un wishy-washy, un lavarsene le mani, e cioè dire io non riconosco i talebani. Nessuno sta parlando di riconoscere il governo talebano, perché è un governo di criminali, è un governo di gente che, tra l'altro, molti di loro ricercati sulla lista, però certamente avviare un discorso di aiuti, di presenza di NGO, di aiuti umanitari, per esempio sbloccargli i 9 miliardi di dollari che stanno nelle banche americane e che per retaliation e per embargo politico, questi vanno dati subito. Per cui si tratta di riaprire gli ospedali, si tratta di riaprire gli stipendi. Come ho detto prima, più il paese è povero, nella povertà, nella disperazione, cresce l'estremismo. Sempre, come negli anni 90, Al-Qaeda ha preso piede, vi ho raccontato di Mutawakil, adesso non abbiamo mai parlato. C'è ISIS, ragazzi, c'è ISIS. I talebani, paradossalmente, in questo momento, sono il front line contro ISIS. La prima bomba che è scoppiata a Kabul, ti ricordi, il 5-6 di ottobre, è stata nella moschea dove veniva celebrata una commemorazione per la morte della mamma di Mujahed. Mujahed è il volto più noto del nuovo governo, il loro portavoce. Aveva perso la mamma, hanno fatto come noi facciamo per le veglie, per i morti, anche loro hanno fatto una moschea e hanno attaccato per colpire la dirigenza talebana. Quindi in questo momento i talebani stanno combattendo contro ISIS. ISIS che vuole ritornare a fare base in Afghanistan, come fece Al-Qaeda, per poi espandersi. Hanno perso la Siria, hanno perso l'Iraq, cercano di ritornare lì, non è nuova. Quindi è fondamentale dare una mano e poi rendere il riconoscimento o qualcosa di più cospicuo che possa ai diritti civili. Vuoi che, benissimo, le università devono essere aperte alle donne, allora arrivano i commissari dell'ONU. So che è molto poco visibile questo processo, è un processo difficile, ma tutti i processi sostanziali sono di lungo periodo e minuscoli. Arrivano le donne negli ospedali, nelle scuole. Noi veniamo a Iraq, le scuole di Iraq devono essere aperte alle ragazze, non ci piove. E arrivano soldi, da lei, come si dice da queste parti. E questo è l'unica via, io non vedo molte altre vie. Da fare il compromesso col diavolo, ma il mondo è così, quel mondo lì è così. Bene, grazie. Ultima domanda per il Presidente, c'è la dottoressa Cerati in linea. Si è collegata la dottoressa Cerati da Regione Lombardia, che voleva anche lei portarci i suoi saluti. Non so se dalla regia ci aiutano. Dottoressa, sì. Ecco che è apparsa. Sì, stavo ascoltando, volevo interrompere. Buongiorno a tutti. Scusate se mi collego solo ora, ma oggi sono momenti un po' particolari questa settimana. No, io volevo semplicemente un po' riportare il momento di riflessione che ieri proprio in Consiglio regionale è stato fatto sulla situazione afghana, nel senso che Regione Lombardia è impegnata con le scuole polo a livello territoriale sul progetto A Scuola Contro la Violenza, proprio perché il concetto di sensibilizzazione
sensibilizzazione, di informazione rispetto a questo tema a 360 gradi deve passare attraverso le nuove generazioni. L'incontro di oggi appunto testimonia che l'apertura mentale è oltre la dimensione regionale, ma proprio ieri appunto è stata riportata una riflessione in occasione della presentazione del rapporto sul fenomeno della violenza 2021 dall'assessore Locatelli al presidente Fontana, appunto sulla condizione femminile delle donne afghane. Ora, la violenza contro le donne assume tante dimensioni. La condizione afghana sta vivendo una situazione di particolare drammaticità e, a mio avviso, intolleranza, perché di questo trattasi, che non solo va a fortemente, diciamo, compromettere il ruolo della donna nella società civile, e per effetto di un retaggio culturale, religioso, che chiaramente non ha nessun tipo di giustificazione, ma va a concorrere al fenomeno della violenza sulla donna a 360 gradi. Non è solo una violenza di carattere, come dire, psicologico, ma è proprio una violenza legata alla impossibilità di esplicitare il ruolo della donna e della condizione femminile all'interno della società. Quindi io ringrazio la professoressa Santoro per aver dato, diciamo, la possibilità di portare i saluti. Io porto i saluti del Consiglio regionale, perché ieri appunto la riflessione è stata fatta proprio anche su questo tema. Domani avremo un incontro con tutti i ragazzi sul tema della violenza, e in un evento che ha il titolo Ogni giorno è questo giorno, proprio perché è la condizione, diciamo, la lotta contro la violenza dovrebbe essere permanente, per cui io ho riportato questa riflessione, che è una riflessione proprio, diciamo, di tutta la Regione Lombardia su questo tema, e che oggi più che mai si inserisce pienamente nel contesto creato dalla Falcone. Grazie professoressa Santoro. Grazie dottoressa, grazie al suo intervento, grazie alla Regione Lombardia per l'impegno che ha preso. Allora, per rispettare i tempi, ultima domanda, brevissima risposta e poi un minuto per la chiusura, così riusciamo a starci nei tempi. Allora, la domanda era... Grazie. Allora, in questo momento non c'è, secondo me, una singola donna che voglia rimanere in Afghanistan. Non c'è proprio. Lei sicuramente vuole uscire dall'Afghanistan. In realtà ho cercato, cioè i parenti che in realtà trovano in Europa possono in realtà fare delle richieste a diversi uffici amministrativi europei, per esempio in Italia, e richiedere che un parente possa essere trasferito in Afghanistan. Lei, per esempio, aveva una laurea già in clinica e voleva iniziare un secondo corso della facoltà di giurisprudenza, però è stata appunto bandita per presentare. E lei si ha mandato un sacco di mail a diverse appunto organizzazioni internazionali che potevano aiutarla, e anche noi ci stiamo provando da qua, quindi veramente tutti vogliono uscire dall'Afghanistan, soprattutto le donne in questo momento. Allora, grazie a tutti. Sono le 13 e sappiamo che a scuola, quando la campanella suona, è la legge. Ringrazio tutti e ringrazio soprattutto per gli spunti di riflessione, che sono stati tanti, dati all'inizio, magari non ripresi da tutte le domande, ma ne faremo tesoro e invito i colleghi a farlo nelle loro classi. Bene, allora ringrazio tutti, però consentitemi di ringraziare i ragazzi della sezione dell'indirizzo servizio della cultura e dello spettacolo, che hanno ripreso oggi le immagini e inviate via.
Grazie a voi, grazie al professor Fabio Mattia che è il coordinatore, voglio ringraziare i tecnici Paolo, Carmelo che erano qui presenti, che ci hanno assistito, e in cabina di regia c'è Ignazio che sta coordinando tutte le operazioni, quindi grazie anche a lui, anche perché non dimentichiamo chi sta lavorando dietro le quinte, e grazie naturalmente a tutti i relatori, nessuno escluso, non nomino nessuno così non faccio torto a nessuno. Grazie ancora, grazie ai presenti, grazie a tutti. E non sarà stato